Chiedo scusa per il ritardo, avevamo l'ufficio di presidenza, a questo punto abbiamo completato, possiamo iniziare. Vedo già un numero che garantisce il numero legale, quindi con l'inno nazionale vorrei iniziare la seduta di oggi pomeriggio. Allora, iniziamo i lavori. È una sorta di mini consiglio quello di oggi, perché sappiamo che il motivo fondamentale era quello della legge numero 22 e le sue modifiche, però come ogni consiglio, ai sensi del regolamento, in un consiglio in cui abbiamo previsto quella che è la legge sul riordino dei poteri province e comuni, e due mozioni ci possono essere anche in un ambito così più ristretto, l'opportunità di inserire o altre cose o di modificare lo sviluppo del dibattito. Hanno chiesto la parola Giovanni Donzelli e Giacomo Giannarelli, quindi rispettivamente a tutte e due do la parola Donzelli. Grazie Presidente. Io la scorsa seduta avevo chiesto all'assessore Saccardi di venire a riferire in seguito al ruolo di Vinicio Biagi in relazione alle vittime del Forteto, perché questo dirigente della regione era un dirigente che negli anni precedenti aveva santificato e beatificato il sistema Forteto, aveva anzi avallato il sistema delle famiglie funzionali e in relazione alla sentenza di Strasburgo aveva parlato della sentenza che aveva turbato e quindi disturbato anzi gli equilibri all'interno del Forteto. Il problema non è che al Forteto si abusava ai bambini, ma che la sentenza di Strasburgo aveva detto questo. Avevo chiesto l'intervento dell'assessore Saccardi perché l'assessore aveva dato proprio a questo dirigente il compito di gestire il bando per le vittime. Non è venuto l'assessore Saccardi a riferire in aula, ha riferito alla stampa dicendo che invece questo ruolo di questo dirigente non ha niente a che fare perché in realtà ha seguito un bando che ha tolto al dirigente il ruolo di occuparsi delle vittime e l'ha dato a un'associazione che ha vinto in seguito a questo bando e quindi ha detto è tutto regolare, è tutto trasparente, l'ha detto alla stampa. Io chiedo di inserire all'ordine del giorno una mozione oggi per rimuovere da questo incarico il dirigente Vinicio Biagi e interrompere i risultati del bando di gara fatti e cancellare la vincita all'associazione Artemisia perché il bando che ha vinto, nella propria descrizione, non parla di vittime del Forteto, ma parla di sedicenti vittime del Forteto. Non parla più di abusi, ma parla di possibili abusi. Non parla più di eventi accaduti, ma eventi che sarebbero accaduti. In poche parole, questo bando è stato fatto per risarcire moralmente, perché economicamente si parla di poche decine di migliaia di euro, le vittime del Forteto, perché le istituzioni sentivano la necessità di dire stiamo dalla parte delle vittime, viene fatto il bando, viene seguito da un dirigente che aveva difeso il Forteto e questo bando lo vince un'associazione che dice che non sono certamente vittime, rimette in discussione quanto fatto dalla Commissione istituzionale del Consiglio regionale, quanto stabilito dalle sentenze dei tribunali e ritorna indietro. I fatti che forse sono accaduti, che sarebbero avvenuti. Questo è inaccettabile, questo Consiglio oggi deve rimuovere il dirigente e immediatamente non impedire che un'associazione che dice questo gestisca qualsiasi rapporto con le vittime.
La parola è Giacomo Giannarelli. Sì, grazie Presidente. Intervengo per richiedere che venga messo all'ordine del giorno un atto per impegnare il Consiglio regionale a manifestare piena solidarietà verso il pubblico ministero Nino Di Matteo, oggetto di continue intimidazioni mafiose. Bene, io fra l'altro volevo leggerla perché questo deve essere sicuramente un elemento che scatena e crea la solidarietà di tutti. Consiglio. Comunque, allo stato attuale. Ecco, mi faceva presente il segretario generale, però io le stavo dando la mia solidarietà, ritenendo che si trattasse di una mozione, nel senso che questa è la procedura che prevede il regolamento interno. Mi viene in questo momento fatto presente che però quello che lei propone è una proposta di deliberazione dal titolo Solidarietà al pool antimafia di Palermo. Ecco, in questo caso il regolamento non prevede che si possa, così come le mozioni, presentare immediatamente in aula e sottoporre al voto. Però per iniziativa consiliare vi è il regolamento che prevede che l'iniziativa consiliare, anche da un punto di vista delle leggi e delle deliberazioni, sia possibile. Però deve rispettare determinate procedure e quindi l'istruzione poi in commissione così. Sì, però appunto non è possibile presentarla sotto quella che è una procedura possibile e plausibile per le mozioni. Cioè il giorno stesso del Consiglio, per parlare in modo molto diretto, il giorno stesso del Consiglio, quello che è possibile fare è quello che ad esempio ha fatto ora Donzelli. Poi da un punto di vista del merito uno può essere d'accordo o non d'accordo, infatti si vota, però il singolo consigliere presenta una proposta di mozione. Il regolamento la ammette in quanto atto di indirizzo e sulla base del voto preliminare allo sviluppo della discussione dell'ordine del giorno in consiglio, con cui tutto il consiglio decide, va bene, c'è un nuovo atto di indirizzo, c'è una nuova mozione, votiamo a favore o contro se esaminarla nella seduta in corso. Quello che lei ha presentato, e io sotto questo aspetto, se la presenta come mozione, l'accetto e la mettiamo al voto per l'iter successivo. Quello che lei ha presentato però è una proposta di deliberazione, cioè di un atto cogente di determinazione amministrativa da parte del Consiglio. Ecco, questo richiede un iter diverso. Lo può depositare e la proposta di deliberazione, come la proposta di legge, seguono un iter che il regolamento prescrive, ma non è un iter che consente di sussumere subito in Consiglio quello che è la sua proposta. Quindi se la trasforma in mozione gliel'accetto. Benissimo. Perfetto. Quindi questa vale come mozione e alle due mozioni ora io sottoporrò al voto, ci sarà il voto del Consiglio se affrontare, oltre alle due mozioni già scritte, la mozione Donzelli sul Forteto e la mozione di Giannarelli sulla solidarietà a Di Matteo. Metterei in voto le due cose in modo separato, naturalmente. Prima di tutto la mozione Donzelli, chi vota a favore per esaminare oggi anche la mozione sul Forteto di Donzelli? Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Trenta secondi di interruzione. Sì. Appunto, infatti. Infatti. Allora, le ripeto il voto. Chi è favorevole?
Chi è contrario, chi si astiene, quindi all'unanimità viene ammessa come terza mozione alla votazione. La mozione Gianarelli sulla solidarietà di Matteo, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Bene, allora noi oggi valuteremo naturalmente la prima che è una legge e le quattro mozioni, le due previste nell'ordine del giorno, le altre due inserite con l'approvazione del Consiglio su proposta di Donzelli e di Giannarelli. Andiamo alla legge che è la modifica della legge 22, una legge peraltro su cui a livello, diciamo, delle altre regioni, lo posso testimoniare con la conferenza dei presidenti dei consigli regionali, è stata considerata un punto di riferimento perché siamo stati la prima regione ad approvare quello che è un primo atto di legge per il riordino del personale che dalle province viene a passare ad altri enti in seguito della cosiddetta legge Delrio. L'adempimento per seguire quest'iter era quello di una legge regionale che approvasse gli elenchi del personale soggetto a trasferimento con le relative disposizioni per il riordino. Iniziamo ad affrontare questa legge di modifica. Darei la parola all'assessore Puglia. Sì. Ieri sono stati presentati emendamenti del gruppo di sono stati inviati in commissione per la valutazione dell'ammissibilità o meno riguardo all'aumento di spesa o riduzione di Forse Presidente. Bene, allora le chiedo, assessore Bugli, di seguire un iter diverso. Io non Tranquillo. ero a conoscenza, mi è stato ora illustrato in due Tranquillo. parole dal segretario generale. Non è la legge così come è stata presentata dalla Giunta, ma ieri vi è stata una valutazione dello stato degli emendamenti presentati a questa proposta di legge della Giunta in commissione. Quindi questi emendamenti che sono stati presentati peraltro dal gruppo Sì Toscana a sinistra sono stati valutati dalla Commissione, quindi il metodo migliore per iniziare correttamente l'esame di questa legge è che invece che l'assessore che presenta la legge sia il Presidente della Commissione, Giacomo Bugliani, che può illustrare il lavoro fatto ieri dalla prima Commissione consiliare. A seguito dell'intervento di Bugliani, il dibattito e poi la chiusura di questo con l'intervento dell'assessore Bugli e il voto. Prego, Giacomo Bugliani. Grazie Presidente. Obiettivo essenziale di questa proposta di legge è l'approvazione degli elenchi del personale delle province e della città metropolitana che transitano alla Regione, così come risultanti dagli accordi che sono già stati formalizzati con delibera della Giunta regionale 827 del 2015. Questo in attuazione a quanto disposto dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre del 2015 sulla mobilità del personale provinciale, il quale decreto stabilisce il termine del 31 ottobre, termine quindi imminente, entro il quale le regioni che hanno adottato, come la Toscana, leggi di riordino devono inserire nella piattaforma per la mobilità i nominativi del personale in trasferimento. Trasferimento effettivo che però decorrerà a far data dal 1 gennaio del 2016. In mancanza di questo inserimento dei dati del personale, entro il 31 ottobre può essere vanificato il lavoro che finora la Regione Toscana ha svolto. Io mi limiterei nella illustrazione preliminare di questa proposta di legge, semplicemente a richiamare la suddivisione della proposta di legge in quattro capi, di cui significativo è innanzitutto il capo primo per le modifiche che apporta alla già citata legge regionale 22 del 2015. In particolar modo è in questo capo che si prevede che le funzioni e il personale siano trasferiti alla Regione a far data dal 1 gennaio del 2016. Ma soprattutto in questo capo si fa fronte alla mancata stipulazione di accordi, così come già previsti dalla legge regionale 22 del 2015, tra le province e i comuni.
Mentre infatti rispetto alla Regione questa intesa è stata raggiunta, nella carenza di stipulazione di questi accordi con i comuni si rende necessario questo intervento attraverso la legge regionale, proprio perché anche questo personale dovrà essere altrimenti inserito nella piattaforma della mobilità soggiacendo ai limiti assunzionali che avranno i comuni a far data dal 31 ottobre del 2015. Segnatamente, la soluzione che è stata approntata in relazione al trasferimento del personale e delle attribuzioni è la seguente. Tutte le funzioni che sono collegate al turismo vengono quindi assegnate ai comuni capoluoghi, facendo quindi carico alla Regione di individuare entro il 31 ottobre del 2015 il personale interessato. Una volta ricevuto il personale, saranno poi i comuni capoluogo a verificare se in convenzione l'esercizio delle funzioni potrà essere assegnato o alla provincia o ai comuni associati. Si assegna altresì la materia della forestazione invece alle unioni dei comuni, facendo sempre carico alla Regione di individuare entro il 31 ottobre del 2015 il personale interessato. Anche in questo caso sarà poi compito delle unioni, una volta ricevuto il personale, verificare se l'esercizio delle funzioni potrà essere assegnato in convenzione o alla provincia o ai comuni associati. Una soluzione particolare è stata approntata per la materia dello sport e per il personale collegato, in quanto questa è stata mantenuta presso la provincia e assegnata o alle funzioni fondamentali o alle politiche attive del lavoro in sostituzione del personale cessato. Il capo 2 della proposta di legge inerisce invece una serie di modifiche che vengono apportate alla legge 39 del 2000, finalizzate al trasferimento del personale ivi specificato per l'antincendio boschivo. Il capo 3 contiene tutta una serie di modifiche alla legge regionale 68 del 2011, soprattutto con riferimento alla correzione di alcuni rinvii interni, mentre è nel capo 4 che si dispone segnatamente il trasferimento del personale con l'approvazione degli elenchi che costituiscono allegato alla proposta di legge. Sotto il profilo della legittimità non è stato mosso nessun rilievo né di ordine costituzionale né di ordine comunitario rispetto all'ordinamento regionale vigente, così come sulla redazione del testo e sul preambolo. Debbo però dare atto che la scheda del settore analisi di fattibilità rispetto al testo originariamente pervenuto aveva dato conto di un errore materiale nella tabella da pagina 1 a pagina 2 della relazione tecnico-finanziaria, perché nel totale era stata considerata anche la prima riga che contiene l'entrata prevista sulla unità previsionale di base 322 proventi diversi e quindi risultavano errati i valori complessivi risultanti, anche se la norma finanziaria della proposta di legge riportava comunque i valori corretti. Ad ogni buon conto, prima che si radunasse la commissione, è pervenuta la relazione tecnico-finanziaria emendata con i dati corretti. In occasione della commissione è stata formulata la richiesta di audizione da parte di alcuni organi, così come sono pervenute presso la segreteria della Commissione tutta una serie di osservazioni contenenti anche proposte di emendamento. In particolar modo sono pervenute proposte di emendamento da parte dell'RSU, delle province toscane e della città metropolitana di Firenze. Sono pervenute osservazioni dalle segreterie regionali, la funzione pubblica di CGL, CISL e UIL e anche da ANCI Toscana e da UPI Toscana. Alcune di queste osservazioni recavano la richiesta di audizione e infatti in occasione della commissione sono stati sentiti rappresentanti delle sigle sindacali regionali per la funzione pubblica, Bucci Marco per la CISL, Deborah Giomi per la CGL, Borgheresi Aldo per la UIL. Sono stati sentiti rappresentanti di ANCI Toscana, di UPI Toscana e di UNCEM, nonché l'Associazione Agenti Ufficiali della Polizia Provinciale. In quest'ultimo caso non si è trattato dell'illustrazione di proposte di emendamenti quanto di un appello che la Commissione ha recepito da parte dei rappresentanti dell'Associazione Agenti Ufficiali della Polizia Provinciale circa la posizione della categoria
rispetto alla proposta di legge. Sono stati anche presentati una serie di emendamenti rispetto ai quali merita però un approfondimento che deve essere fatto in questa sede sia da un punto di vista sostanziale sia da un punto di vista procedurale. Infatti gli emendamenti che risultavano pervenuti alla Commissione erano gli emendamenti provenienti dal gruppo Sì Toscana Sinistra e emendamenti che sono stati suggeriti dalla Giunta e fatti propri dal sottoscritto in occasione della Commissione. Quindi sono stati acquisiti come emendamenti formulati dal Presidente della Commissione. Il Partito Democratico, il gruppo del Partito Democratico in Commissione aveva invitato il gruppo Sì Toscana Sinistra a ritirare gli emendamenti per riproporli, se del caso, insieme ad altri che avrebbe formulato anche il Partito Democratico in aula, e così è stato. Quindi in Commissione si è trattato soltanto di affrontare gli emendamenti che sono stati formulati dalla Giunta, rispetto ai quali, essendovi stata l'approvazione a maggioranza della Commissione, credo sia opportuno dare conto, almeno relativamente ad alcuni degli emendamenti, perché la proposta di legge che oggi abbiamo in aula è una proposta di legge già emendata, secondo, almeno nel testo, secondo le indicazioni che sono pervenute dalla Commissione. Per quanto riguarda gli emendamenti, ne segnalo essenzialmente tre. Il primo emendamento è un emendamento tecnico e riguarda l'entrata in vigore della legge, che non è dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ma data la scadenza imminente del 31 ottobre dal giorno della pubblicazione. Altrettanto significativo è un emendamento sugli oneri di gestione delle sedi che si andranno ad acquisire. Si stabilisce infatti che gli oneri di gestione delle sedi delle province della città metropolitana destinate all'esercizio delle funzioni possono essere assunti a carico della Regione a decorrere dalla data di trasferimento del personale. Alla gestione di tali sedi continuano a provvedere gli enti di provenienza che assicurano l'espletamento di tutti i servizi relativi e a tal fine dispongono, ove necessario, la proroga dei contratti in essere sino all'individuazione dei nuovi contraenti e comunque non oltre il 31 dicembre del 2016. Emendamento questo che ha portato nello specifico anche alla modifica dell'articolo 19 della proposta di legge della norma finanziaria, laddove al sesto comma si dice che per l'attuazione di quanto previsto dall'appena richiamato comma 6 bis dell'articolo 8 della legge regionale 22 del 2015, come modificato con la presente legge, è autorizzata per l'anno 2016 una spesa massima di euro 4 milioni, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'unità previsionale di base 711, funzionamento della struttura regionale e spese correnti del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2015-2017. L'ultimo emendamento che emerge dalla proposta di legge che oggi è all'esame di quest'Aula è assolutamente significativo anche per il dibattito politico che si è generato negli ultimi tempi ed è l'inserimento dell'articolo 18 bis, prime disposizioni in materia di mercato del lavoro. Giacché per garantire la continuità dei servizi e delle politiche attive del lavoro, nelle more del subentro della Regione nella titolarità della funzione, secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 150 del 2015, le province e la città metropolitana prorogano i contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato nei servizi per l'impiego fino al 31 dicembre del 2016, e i contratti di appalto dei servizi per l'impiego, i contratti di servizio con le società in-house, sino all'individuazione dei nuovi contraenti da parte della Regione e comunque non oltre il 31 dicembre del 2016. In questa relazione introduttiva e da ultimo mi limito a dare atto del fatto che è stata convocata in via di urgenza e questo ai sensi del terzo comma dell'articolo 138 del regolamento interno, una commissione urgente allo scopo di valutare in vista della seduta odierna
gli emendamenti che erano stati precedentemente protocollati e poi ritirati dalla Commissione del gruppo Sì. Questo al solo scopo, perché quella è la funzione consentita dalla convocazione d'urgenza di cui al terzo comma dell'articolo 138, di valutare la sussistenza o meno della copertura finanziaria degli emendamenti così come proposti. Pertanto riserviamo al momento della disamina dei singoli emendamenti ad oggi depositati dal gruppo Sì la valutazione o meno di quello che è stato di quello che è emerso in sede di commissione, poiché i rappresentanti della giunta e segnatamente il dottor Rizzi e il professor Barretta ci hanno dato puntuale riscontro in ogni, sì, ad ogni singolo emendamento. Grazie. Grazie a Giacomo Vigliani. Io darei la parola a Leonardo Marra se doveva illustrare un emendamento e ordine del giorno, sempre sulla legge, in modo che il dibattito tenga conto di questo. Ci siano anche altri che devono presentare emendamenti, quindi così ho sentito dire. Quindi io però bene. Cercherei però di... A precisazione di quello che dice il consigliere Marras, gli emendamenti devono essere presentati entro la chiusura del dibattito, prima delle dichiarazioni di voto. Quindi si può... Io va bene, faccio soltanto un'introduzione all'ordine del giorno, diciamo delegando in questo caso il consigliere Gazzetti poi per la presentazione dell'emendamento, che quindi lo farà all'interno magari del suo intervento. Comunque l'emendamento riguarda l'articolo 4 della legge 22, così come sostituito l'articolo 3 della PDL 22 che è oggetto della nostra discussione di oggi, e riguarda sostanzialmente le materie del turismo e della forestazione, posto che le correzioni proposte dalla Giunta, dall'assessore Bugli, dopo il passaggio di ieri in osservatorio, sono delle modifiche che a noi soddisfano e, come abbiamo avuto modo di dire in commissione, nei lavori della commissione prima, durante le audizioni della scorsa settimana, ci riservavamo di valutare il testo solo dopo questo ultimo passaggio. Quindi, diciamo, prendendo per buone le proposte che vengono dopo il passaggio in osservatorio, aggiungiamo anche questo emendamento che verrà illustrato durante l'intervento dal consigliere Gazzetti. Noi crediamo però che la discussione sul riordino delle province, più in generale degli assetti istituzionali in Toscana, non si esaurisca con questa, che è una legge che consente, lo dico brutalmente, semplicemente di passare il personale, e naturalmente è anche l'occasione per rivedere alcuni aspetti della 22, ma inizia solamente, e quindi noi dobbiamo essere consapevoli del fatto che l'Aula di questo dovrà parlare. Abbiamo anche definito nelle scorse settimane, con gli atti di indirizzo che abbiamo approvato, che sostanzialmente il nostro si configurerà come un mandato di riassetto, di riordino, e rispetto a questo mandato è evidente che il nostro punto di vista oggi non può che essere quello di un qualcosa che si completa, semplicemente si avvia. Ecco perché noi vorremmo allegare alla proposta di legge un ordine del giorno che sostanzialmente ci impegna, lo fa nei confronti della Giunta, ma è un impegno che noi dobbiamo sentire tutti quanti, ad affrontare in una fase successiva
anche i temi che riguardano la protezione civile, l'antincendio boschivo, le questioni che ancora rimangono aperte rispetto ad alcune funzioni ad oggi oggetto di riordino e che sono gestite per l'autonomia organizzativa che hanno goduto le province in modi differenti, come per esempio attraverso alcune società partecipate, che queste in qualche modo rischiano di non rientrare in questo ambito. Ecco che l'ordine del giorno cerca di orientare la discussione anche del Consiglio regionale perché appunto si sostanzi in modo appropriato nei prossimi passaggi questa funzione di riordino e che alcune funzioni che non lo sono state poi diventino in qualche modo motivo di riflessione da parte nostra. Però poi verrà distribuito. Molto bene, a questo punto non c'è iscritti a parlare, quindi mettiamo in approvazione la legge. Naturalmente l'ho detto per stimolare che si iscrivessero, infatti ho visto tutte e due. Francesco Gazzetti. Grazie Presidente, ci eravamo messi d'accordo e quindi do lettura del testo dell'emendamento che è articolato in due parti per quanto riguarda l'elemento del turismo e l'altro invece della forestazione. Emendamento alla PDL numero 22, all'articolo 4 della legge regionale 22 del 2015, come sostituito dall'articolo 3 della PDL 22, sono aggiunti dopo il comma 5 i seguenti punti. 5 bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, il comune capoluogo esercita le funzioni di cui al comma 1 lettera A del presente articolo, ad eccezione della raccolta dei dati statistici in conformità agli indirizzi espressi dalla conferenza degli ambiti di dimensione territoriale adeguata previste dalla legge regionale 68 del 2011. A tal fine la conferenza dei comuni dell'ambito, composta e operante ai sensi dell'articolo 18,2 bis lettera B numero 2 della legge regionale 68 del 2011, è integrata, ove non ne faccia parte, dal sindaco del comune capoluogo o dall'assessore da lui delegato che partecipa senza diritto di voto. La conferenza individua i servizi già presenti sul territorio, di cui occorre garantire la continuità, e le attività che sono svolte congiuntamente dall'ufficio del comune capoluogo e dagli uffici dei comuni dell'ambito per il più efficace svolgimento delle funzioni grazie al territorio medesimo. Il comune capoluogo e i comuni dell'ambito adottano le disposizioni conseguenti per l'attuazione delle deliberazioni della conferenza, il sindaco e il comune capoluogo o l'assessore da lui delegato riferiscono annualmente alla conferenza dei comuni dell'ambito in merito all'attività svolta nell'esercizio della funzione. Per quanto riguarda invece la forestazione, 5 ter, entro il 1 marzo 2016 l'unione competente per le funzioni di cui al comma 1 lettera C costituisce una conferenza dei comuni del territorio provinciale per i quali non sia operante la convenzione di cui l'articolo 14, comma 2, al fine di consultare periodicamente i comuni interessati sulle attività in corso ed assumere le conseguenti determinazioni comuni nell'ambito delle indicazioni di una cabina di regia istituita con deliberazione della Giunta regionale per la gestione del patrimonio agricolo forestale di competenza della Regione. Grazie Presidente. Grazie Gazzetti. La parola a Tommaso Fattori. Grazie Presidente. Una chiarificazione, chiedo scusa, sul modo con cui dobbiamo procedere. Devo presentare adesso tutti i nostri emendamenti, Presidente? Cioè gli emendamenti che noi posso presentarli dunque in ordine? Chiedo scusa ma non so la procedura corretta. Sì, però una parte non sono ammessi, lo dirà il appunto Presidente della Commissione prima del voto. Appunto, però, quindi io intanto li presento tutti e poi il Presidente della Commissione dirà gli inammissibili per mancanza di coperture finanziarie in un secondo momento, giusto? No, direi, giusto per chiedere la procedura, insomma. Direi che è plausibile che lei prospetti questo. Li presenti e poi alla fine del dibattito il Presidente della Commissione esprimerà le sue valutazioni, naturalmente confortato dall'Ufficio di Presidenza della Commissione stessa. Dunque, grazie Presidente. Allora, il primo emendamento che noi
avevamo proposto, uso l'imperfetto perché in realtà chiedo di poterlo ritirare, al capo primo, articolo 2, comma 1, comma primo, in realtà il senso di questo emendamento era quello di far ricomprendere tutte le funzioni attualmente esercitate dalla provincia in materia di rifiuti e che, diciamo, sono in parte, come dire, dimenticate dalla normativa nazionale, ovvero sia le leggi statali, diciamo, paradossalmente le farebbero esercitare ancora le province, però le province sono senza personale per poterlo fare. Quindi sto parlando delle sanzioni in materia di rifiuti, tutto ciò che pertiene anche alla tutela dell'ambiente. Quindi è evidente che qui si tratta anche di una mancanza, evidentemente, delle leggi nazionali. Però, dopo aver fatto una ricognizione, avere, diciamo, fatto un'istruttoria interna sulla questione, abbiamo pensato che sia più utile non ritirare, diciamo, sostanzialmente questo emendamento. Quindi, di fatto, non lo presento, non lo leggo e chiedo che non sia messo in votazione. Quindi inizio da quello che è, diciamo, nella pagina avete sotto mano, diciamo, il secondo. Quindi al capo primo, articolo 2, aggiungere il comma 3 bis come segue, do lettura. La Regione, nelle more del riordino dei corpi di polizia provinciale e delle relative competenze, per garantire la continuità della vigilanza e del controllo territoriale nel materia oggetto di trasferimento alla Regione di cui al presente articolo, si avvale in via esclusiva e prevalente della polizia provinciale o, qualora trasformata in servizi di polizia provinciale a seguito dell'individuazione del personale ai sensi dell'articolo 5, comma secondo e terzo della legge 125/2015, stipula convenzioni con le province e avvalimenti onerosi allo scopo di esercitare tutte le competenze, anche amministrative, per gli introiti dei proventi richiamati al comma 3 del presente articolo. E qui, appunto, è evidente, noi diciamo, chiediamo che la Regione garantisca, in attesa del riordine concreto dei corpi di polizia provinciale, l'utilizzo prevalente delle professionalità e delle risorse umane del corpo di polizia provinciale con apposite convenzioni. Ecco, diciamo, il punto qui è ovvio, è quello di garantire la continuità dei servizi. Successivo emendamento, al capo primo, articolo terzo, comma primo, aggiungere la lettera D come segue. D, le materie in funzione di sport. Leggo anche, scusate, l'emendamento successivo. Al capo primo, articolo terzo, comma secondo, inserire D. Ora, qui è evidente, si sta parlando di sport, il senso del nostro emendamento è quello di ripristinare il trasferimento della funzione sport appunto ai comuni, e dell'emendamento successivo è quello di trasferire prioritariamente, diciamo, ai comuni capoluogo di provincia come le altre due funzioni di turismo e albi del terzo settore. Emendamento successivo, al capo primo, all'articolo terzo, comma secondo, dopo le parole territorio provinciale, aggiungere il seguente periodo: garantendo prioritariamente la continuità del servizio come erogato dalle province, confermando i presidi nei vari comuni del territorio e il personale ad esso assegnato. Do lettura anche di quello successivo perché la spiegazione è simile. Al capo primo, all'articolo terzo, comma terzo, dopo le parole territorio nel quale le svolgeva la provincia, aggiungere il seguente periodo: l'unione dei comuni competente, individuata nell'ambito di cui all'allegato di bis, deve garantire prioritariamente la continuità dei servizi erogati dalle province e per questo conferma i presidi nei vari comuni del territorio, garantendo la distribuzione del personale assegnato prioritariamente negli stessi presidi. Anche qui il cuore, la ratio dell'emendamento è che vogliamo evitare l'accentramento dell'attività amministrativa che potrebbe seguire al subentro del comune capoluogo, garantendo appunto e mantenendo la continuità e la capillarità degli uffici territoriali e degli sportelli territoriali. E anche appunto nel secondo comma è chiaro, si tratta di evitare di fatto la concentrazione eccessiva
in certe zone a discapito di altre zone. Come sapete, il tema è che anche l'unione dei comuni non coincidono territorialmente con diciamo, la vecchia diciamo, conformazione delle province. Questo è il senso. Successivo emendamento. Al capo primo, all'articolo terzo, cassare il comma quinto. Dunque, e quindi al capo primo, articolo quinto, comma terzo, sostituire le parole «il personale sia assegnato» con la frase «il personale possa essere assegnato solo previo consenso del lavoratore». E questo è evidente, la modifica, insomma, chiediamo che lo spostamento, diciamo, da una funzione all'altra avvenga esclusivamente in accordo con il lavoratore. Emendamento successivo, al capo primo, all'articolo quinto, comma quinto, sostituire il periodo «detratta una quota di 500.000 euro che è destinata a finanziare convenzioni per incentivare lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1, comma 6, ultimo periodo, con il nuovo periodo, che è questo, due punti, per proseguire lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1, comma 6, ultimo periodo, la Regione si impegna e favorisce gli avvalimenti onerosi utilizzando la Polizia Provinciale». Anche qui, diciamo, si tratta dell'avvalimento, insomma, rispetto alle funzioni svolte dalla Polizia Provinciale. Dopodiché, siamo alla fine. All'articolo ottavo, sostituire il comma primo come segue. Quindi il comma terzo dell'articolo 10 della legge regionale 22/2015 è sostituito come segue. 3. Dunque, secondo quanto previsto dai principi generali dell'ordinamento e come peraltro espressamente stabilito alla lettera C del comma 96 dell'articolo 1 della legge 56/2014, la Regione nella materia oggetto di trasferimento succede alla Provincia come autorità competente per la definizione di tutti i procedimenti amministrativi che risultino non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2015 con l'emanazione del provvedimento di carattere definitivo che conclude il procedimento stesso. Leggo, dato che la motivazione è simile anche agli altri due successivi, all'articolo ottavo sostituire il comma secondo come segue. Sono abrogati i commi 4, 5, 6, 7 dell'articolo 10 della legge regionale 22/2015. E poi all'articolo ottavo sostituire il comma terzo come segue. È abrogato il comma 12 dell'articolo 10 della legge regionale 22/2015. Ora, anche qui, io anticipo così che, diciamo, stringiamo sui tempi, dato che ero in commissione e questo è uno degli articoli che sono dichiarati sostanzialmente inammissibili perché manca la copertura finanziaria. Qui noi però chiediamo che la Regione si assuma anche i procedimenti di fatto pendenti, cioè che curi la conclusione di tutti quei procedimenti che sono aperti, stati aperti al 31 dicembre del 2015, e che, perché qui, diciamo, il paradosso è evidente, è quello che le province dovrebbero, diciamo, curare la conclusione di questi provvedimenti aperti al 31 dicembre del 2015, però senza più averne le competenze e senza nemmeno più avere il personale per poterlo fare. Quindi io è qui che mi permetto anche di dire, dato che è stato appunto detto che non c'è copertura finanziaria, però ecco, se non c'è oggi e quindi si andrà alla bocciatura dell'emendamento, però che si trovi domani, perché, diciamo, serve in sostanza l'impegno a elaborare una legge con copertura, perché è evidente che non possiamo rimanere nel paradosso di avere procedimenti aperti che restano formalmente capo alle province, però le province non avranno più le competenze, non avranno più il personale per poterlo fare. Ho finito l'illustrazione, grazie Presidente. Grazie a lei, anzi ha arricchito il dibattito di un'illustrazione che poi altrimenti avremmo fatto nelle dichiarazioni di voto. Vittorio Bugli, mi sembra che a questo punto, dopo gli emendamenti presentati sulla base di quanto ha detto Marras, Gazzetti, Pieroni, appunto il Bugli possa veramente illustrare un po' la posizione della Giunta in modo che se ne tenga conto
nella successiva fase del dibattito. Grazie Presidente. Io ci terrei in questa fase però a illustrare, diciamo, noi avevamo rinviato il Consiglio anche per vedere se si componeva un po' nell'osservatorio regionale dove sono presenti i rappresentanti dei comuni, i rappresentanti delle province e allo scopo è stata allargata anche alle organizzazioni sindacali, diciamo, alcuni punti che erano già emersi come da sistemare in base anche alle indicazioni che erano venute dalla Commissione, eccetera. Allora, ieri abbiamo tenuto l'osservatorio, mi sembra di poter dire che c'è un accordo sugli emendamenti che io ho presentato a firma mia, perché ovviamente l'osservatorio li può presentare, e in modo particolare, diciamo, la questione del turismo e della forestazione è stata qui risolta conferendo al Comune capoluogo il personale per il turismo, ma cosa era stata fatta anche prima, nello stesso momento le assemblee dei sindaci delle zone distretto, degli ambiti su cui questo personale va ad agire pur essendo del comune capoluogo, si riuniranno e decideranno in qualche maniera anche circa l'utilizzo di questo personale. Sulla forestazione si costituisce una conferenza dei comuni del territorio provinciale in cui vi siano convenzioni con una unione dei comuni e la svolge per tutte le altre del territorio provinciale non già coperto da altre unioni che svolgono la forestazione, e anche lì il meccanismo è analogo, cioè lì partecipa anche la regione trattandosi di una materia che è del patrimonio forestale regionale, ma anche lì sostanzialmente è questa assemblea che decide come questa unione deve operare. Trattasi, ricordo ai consiglieri, di cose temporanee che noi abbiamo dovuto fare e che si potevano anche non fare se le cose erano andate come dovevano. Cioè, la legge diceva che queste funzioni sono gestite dai comuni in forma associata e che è dall'accordo tra i comuni e le province che poi si determina come questa forma associata avviene. Non era più nostra competenza. Poi siamo arrivati vicini al 31 ottobre, abbiamo visto che in molte situazioni questi accordi non ci sono, rischiavamo che quel personale, se non ha una destinazione, fosse destinato ad andare sul portale e quindi ad essere messo in mobilità, e quindi sistemiamo in qualche modo. Ho sentito l'emendamento del PD sul quale la Giunta è d'accordo, perché sostanzialmente rimane su questo schema, rafforza, diciamo, come si dice, l'organo collettivo della conferenza che decide con ancora maggiore importanza rispetto a un solo sindaco. L'altro riguardava lo sport. Nell'emendamento che abbiamo fatto sostanzialmente lasciamo liberi di agire nella forma che è ritenuta più opportuna e quindi lo liquiderei così. L'altro importante era anche, gli altri importanti venivano da sollecitazioni che ci avevano fatto le organizzazioni sindacali. Abbiamo trovato con le stesse un accordo per recepire alcune di esse, e le ritrovate nella pagina dove ci sono 5 emendamenti nella stessa pagina. L'altra ancora chiederei di inserirlo, non che sia venuto dall'osservatorio ma è maturato successivamente, per avere la possibilità di effettuare laddove ci voglia anche un secondo bando per i trasversali che devono venire in regione. Domani noi dovremo avere i nulla osta definitivi dalle province, quindi vedremo in che numero, in che consistenza ci vengono praticamente questi nulla osta. In base a quello ci teniamo una finestra aperta per dire ci fosse necessità di fare un altro bando, lo facciamo successivamente al 31.
L'ultimo, e chiudo, è quello, diciamo, della Polizia Provinciale, sul quale ci siamo accordati di prendersi fino al 20 di novembre per mettersi intorno a un tavolo, Regione e Province, e vedere se ci sono le condizioni per mantenere nel corpo non solamente, diciamo, il personale della Polizia Provinciale che serve alle province per le sue funzioni, ma anche per alcune funzioni che sono interessanti per noi. Mi viene in mente una per tutti, ora facciamo questo grosso lavoro sugli ungulati, è chiaro che questo lavoro sugli ungulati necessita anche di un supporto, come tutti i controlli sulle materie ambientali, eccetera. Quindi daremo facoltà all'osservatorio nella legge di poter spostare la data fino al 20 di novembre sostanzialmente per fare questa cosa ed evitare che dal 31 ottobre questa polizia provinciale si ritrovi sul portale della mobilità. Questo era per illustrare gli emendamenti, se poi il Presidente riterrà, poi magari si può fare un intervento conclusivo. Sì. Penso proprio di sì, magari proprio sulla questione degli ungulati occorrerà specificare. Andrea Pieroni. Sì, grazie Presidente. Io credo che questo passaggio rispetto alla discussione che vede impegnato il Consiglio oggi è un passaggio che non derubricherei ad adempimento burocratico e formale. Noi siamo dentro, lo diceva in premessa il capogruppo Marras, siamo dentro un percorso di riforma, di riassetto istituzionale che corre di pari passo al processo di riforma costituzionale che è in atto in Parlamento e che a sua volta inciderà su quelle che sono le competenze legislative della Regione. Tra l'altro si è già aperto il dibattito in questi giorni anche con ampia visibilità sulla stampa su quello che potrà essere l'assetto istituzionale dei territori, comuni di più ampie dimensioni, macro regioni. Quindi siamo dentro un processo di riforma di cui il passaggio di oggi rappresenta un tassello però importante, perché si definiscono le funzioni che la Regione si riprenderà come gestione diretta, si colmano alcune lacune delle leggi che finora sono state approvate dal Parlamento, si definisce quello che sono anche le sorti del personale dei dipendenti delle province. Ecco, io credo che il testo di legge, così come emendato dalle varie proposte, raggiunge alcuni obiettivi che ci siamo posti nel lavoro di questi giorni. L'obiettivo intanto di evitare che il personale dipendente delle province sia collocato in mobilità attraverso l'inserimento del portale, consentire la valorizzazione delle funzioni e delle competenze che nelle province ci sono, e rendere anche più efficace, più efficiente, più snello e meno costoso la gestione delle funzioni nelle materie di cui la Regione si riappropria. Dal 1 gennaio quindi la Regione cambierà volto, perché oltre ad essere un soggetto che fa leggi, fa programmi, gestirà anche funzioni amministrative importanti. La portata di questo cambiamento io credo sia esemplificata al meglio dal numero dei dipendenti che transiteranno nei ruoli della Regione. Si parla, inclusi i centri per l'impiego, di circa 1.500-1.600 dipendenti in più. Quindi è una sfida, è un'opportunità, come ebbi modo di dire anche due consigli fa, quando approvammo la risoluzione, per la politica, per l'amministrazione, per la struttura e per i dipendenti. Noi siamo chiamati ad operare in un campo che non è libero, non è una tavola rasa sulla quale costruire. Abbiamo i vincoli delle normative nazionali, abbiamo i vincoli anche del
del bilancio e delle risorse. Io credo che sia stato fatto un lavoro importante, qualificato, ancor più qualificato perché è un lavoro delicato ed anche impegnativo, per cui voglio dare atto all'assessore Bugli della sua disponibilità all'ascolto, al confronto e a trovare insieme quei punti di equilibrio più avanzati che oggi sono raccolti anche negli emendamenti di cui stiamo parlando. Ecco, io vorrei dire, non è un auspicio, ma credo sia una convinzione, che il lavoro non finisce qua, nel senso che questo percorso avrà bisogno di un monitoraggio, di verifiche, perché il lavoro appunto anche frenetico di queste ore, di questi giorni, che ha arricchito la legge, che ha migliorato il testo che oggi approviamo, necessita di qualche momento più avanti di verifica e di riflessione. Sono state, come dire, trovate soluzioni adeguate, io penso ad alcune funzioni, come quelle del turismo e della forestazione, per le quali si sceglie, a prescindere dal fatto che il personale sia assegnato ai comuni, comune capoluogo, unione dei comuni, si sceglie un ambito di gestione che inevitabilmente è più ampio di quello del comune capoluogo delle unioni dei comuni. Si fa uno sforzo importante sul versante della polizia provinciale che, inutile dirlo, insomma anche nelle audizioni il tema è venuto fuori, è stata una delle questioni più sollecitate, più gettonate, sulle quali siamo stati chiamati a riflettere maggiormente, per cui anche il fatto di inserire nella legge un termine che forza un po' i termini che sono previsti dalla normativa nazionale del 31 ottobre fino al 20 novembre, credo che sia un atto importante, perché c'è bisogno un attimino di ragionare meglio per evitare che nel frattempo il corpo della polizia provinciale nelle singole province si disgreghi. Perché noi abbiamo come regione la necessità comunque di presidiare delle funzioni di controllo su alcune materie che dal 1 gennaio saranno gestite direttamente dalla regione. Penso alle materie ambientali, quelle dei rifiuti, quelle dell'attività venatoria, della caccia e della pesca. Ecco, per cui su questo ci vuole qualche attenzione più. In più è il tempo che ci è dato fino al 20 novembre, credo che vada utilizzato al meglio, proprio perché appunto dobbiamo evitare il rischio che nelle province il corpo della polizia provinciale appunto si disgreghi. Così come rimangono alcune questioni ancora aperte che io ritengo abbiano bisogno di uno sforzo ulteriore, di un passo ulteriore, che sono racchiuse nell'ordine del giorno che poi sarà presentato e discusso più avanti. Mi riferisco a questioni delicatissime come quelle della protezione civile, per le quali non dobbiamo correre il rischio, ecco, di disperdere quel lavoro che si è fatto nelle province, quegli investimenti che si sono fatti nelle province, perché la protezione civile è un ambito molto delicato e molto sensibile, siccome il modello che abbiamo costruito in Italia, in Toscana, è ritenuto da molte parti come un modello avanzato, un modello da copiare, noi dobbiamo evitare il rischio di disgregarlo. Per cui il tema della protezione civile rimane aperto per un supplemento di riflessione e di istruttoria, così come anche il tema dell'antincendio boschivo, che in parte viene risolto per il fatto che i funzionari responsabili vengono inseriti negli organici regionali, però c'è la questione del personale che opera appunto sui territori proprio per la prevenzione del rischio incendio o per gli interventi. Anche questa partita credo che debba rimanere aperta per un supplemento di istruttoria. Ecco, però voglio dire, il risultato che oggi abbiamo di fronte è un risultato importante, un passo avanti proprio in quel percorso di ridefinizione degli assetti istituzionali che sono un elemento fondamentale per qualsiasi politica di crescita, di rilancio e di sviluppo della Toscana.
Bene, la parola a Gabriele Bianchi. Grazie Presidente, volevo sottolineare che la spesa di oggi è assolutamente inutile, che qui abbiamo spostato un consiglio regionale per approfondire una discussione che non è avvenuta in commissione, no? Abbiamo ascoltato tutti i confederali, Lupi, Lanci, Luncem, tutti li abbiamo ascoltati, va bene? Abbiamo fatto una discussione, dopo un'ora e mezzo in commissione sono arrivati gli emendamenti da parte del dirigente della giunta e poi abbiamo votato, cioè avete votato e quindi non c'è stato tempo né di approfondire, né di verificare le criticità, né di valutare eventuali modifiche che poi sono quelle che sono sulla pelle di tutti i cittadini che rimarranno precari per altri anni. Quindi secondo me anche oggi perdiamo tempo, perché bastava, a questo punto è anche inutile tutto il nostro essere in questo consiglio a questo punto, perché se devono passare dei provvedimenti a scatola chiusa, allora qui non si parla più di democrazia. Ma veniamo al punto. Allora, noi come Movimento 5 Stelle ci opponiamo assolutamente a questa proposta di modifica, perché la legge Delrio chiaramente parte con lo spirito di una modernizzazione di quella che è l'amministrazione pubblica degli enti locali, ma che cosa fa? Riduce il costo legato ai consiglieri degli enti provinciali, solo i consiglieri, tralasciando tutto quello che è i dipendenti, le spese, le società in house, tutti questi stipendi che non sono stati poi conteggiati, ma di solito un buon legislatore dovrebbe anche valutare in toto l'efficacia di una legge, i costi che ci sono per arrivare ad una modifica. Allora, volevo anche sottolineare che questa riforma Delrio è stata anche attaccata dalla Corte dei Conti, visto che la Regione Toscana si affianca costantemente all'azione della Corte dei Conti, qui invece verifichiamo che si sono proprio espressi in maniera anche importante, no? Nella relazione trasmessa al Parlamento sullo stato della finanza locale per il 2015, i giudici contabili non risparmiano le bordate nei confronti di quel provvedimento che appena un anno fa aveva provveduto a riordinare le aree. In sostanza, per la giustizia contabile, le province sarebbero in una situazione di precarietà finanziaria in cui la forbice fra le risorse correnti e il fabbisogno per l'esercizio delle funzioni fondamentali allo stato delle cose tende a una profonda divaricazione difficilmente sostenibile per l'intero comparto. La Corte dei Conti ha poi parlato di aggravamento ipotizzato soprattutto nella prospettiva dell'esercizio in corso. Stanno avendo progressiva conferma, considerata la fase avanzata della gestione 2015. Secondo i giudici contabili, ha diverse cause. Da un lato, infatti, nel riordino stesso mancano delle novità negli ultimi tempi sulle ricadute, sulle gestioni finanziarie interessate, generate dall'anticipazione degli effetti finanziari relativi ai tagli di spesa disposti dalla legge di stabilità 2015 rispetto all'alleggerimento della spesa corrente che sarebbe dovuto conseguire al trasferimento degli oneri del personale a seguito della riallocazione delle funzioni non fondamentali. Ma andiamo avanti. Allora, questa legge Delrio non abolisce quindi le province. Dice di voler semplificare gli apparati istituzionali, ma non li semplifica, e lo vediamo. Dice di voler ridurre il numero delle poltrone e invece lo aumenta, perché stranamente non sanno molti che questa legge aumenta il numero delle poltrone. Andiamo a leggere, sono dati che potete verificare anche voi stessi. Allora, attualmente nei comuni con popolazione fino a 1000 abitanti il consiglio comunale è composto da, oltre che dal sindaco, da 6 consiglieri. Con la modifica Delrio saranno 10 consiglieri e 2 assessori. Nei comuni con popolazione dai 1000 ai 3000 abitanti il consiglio comunale è composto dal sindaco, 6 consiglieri e 2 assessori. Con la riforma Delrio abbiamo 10 consiglieri e 2 assessori.
quelle da 3.000 a 5.000 abitanti, il Consiglio Comunale, c'è cioè il Sindaco, 7 consiglieri e 3 assessori, con Del Rio avremo 12 consiglieri e 4 assessori. Per farla breve e arrivare al sodo, allora, sono state cacciate dalla porta 1.774 consiglieri provinciali eletti, e non 3.000 come viene detto, ma rientrano dalla finestra 26.000 nuovi consiglieri e 5.000 nuovi assessori. Poi non ci sono i posti per la polizia provinciale. Mi domando, e si domandano anche i cittadini. Allora, io direi che potremmo utilizzare in questo caso, soprattutto anche dalle uscite che avvengono sulla stampa, riprendere l'articolo 661 del codice penale vigente, che punisce il reato di abuso della credulità popolare. Per cui si inganna in modo drammatico la realtà e quello che i cittadini riescono a leggere. Allora, ecco, la polizia provinciale. Allora, qui ci sono 500.000 euro che vengono dati per la polizia provinciale, che corrispondono a 12 posizioni della polizia provinciale. Allora, vi ricordo che la polizia provinciale si occupava di competenze quali la tutela del territorio, gli sversamenti, il bracconaggio, discariche abusive, tutta una serie di, cioè tutto un settore che verrà, cioè non ci sarà più personale che andrà a controllare questi reati. Ma guarda caso ora l'ecoreato è stato iscritto nel diritto penale, quindi... Quindi a me questo collegamento mi fa venire molti sospetti. Quindi io non dico, ma questo personale, io non dico che la regione deve creare un corpo di polizia, che non è possibile, ma inserire un personale adeguato, non so, viene in mente l'ARPAT, cioè che tuteli, che vada a fare controlli. Perché qui assistiamo costantemente a una devastazione del nostro territorio. Quindi non possiamo permetterci di non avere più personale in questo ambito. Ok, poi, prendo fiato un attimo. Cioè, tutto il personale poi che è precario, quindi mi rivolgo a tutto quel che è personale dei centri per l'impiego e tutto il personale non a tempo determinato all'interno delle regioni, che viveva già nel limbo e adesso ria un altro limbo che però non si sa più dove va a parare. Io volevo solo dire che noi ci opponiamo, qui ci sono delle soluzioni pressappochiste, qui lo Stato centrale ha fatto una riforma che non è condivisibile, vorremmo vedere la regione che magari dice una parolina tanta per poter tutelare tutte queste persone, dire un attimino, se devo tornare indietro, rivediamola la cosa, no, qui c'è la velocità, c'è, devono passare queste cose, bisogna arrivare al 31 ottobre in questo modo, non ci sono certezze, tutto è forse rivedremo, sicuramente prometteremo, è encomiabile lo sforzo di tutti quelli che cercano adesso degli emendamenti, ma è un tappabuchi. Qui chiediamo che la Regione si faccia un esame di coscienza, perché qui è tutto, vedrò, poi faremo, poi vedremo, ma qui le persone stanno morendo. Tra l'altro è di pochi giorni, e vi voglio leggere questo che mi ha mandato uno della polizia provinciale. Mi rivolgo per ultimo ai consiglieri regionali. Se non lo avete già fatto, chiedete alla Regione chi si occuperà delle vigilanze delle materie di caccia, pesca, ambiente e controllo del territorio dopo che la polizia provinciale non ci sarà più. Forse l'intenzione è di dare tutto il controllo alle associazioni di volontariato? L'altra cosa che anche voi avrete capito è la sofferenza personale che è stata e viene perpetuata nei confronti di chi lavora nella polizia provinciale, tenendoli da 2 anni in sospeso e poi trovando una frettolosa scorciatoia. E è di questa mattina, 3 giorni fa, la notizia del suicidio nel Cosentino di una poliziotta provinciale.
Un esame di coscienza è quello che ci vuole. Non c'è fretta, perché non tutte le regioni saranno diciamo brave come noi, quindi potremo chiedere insieme anche alle altre regioni una deroga e una rivisitazione di questo disegno di legge. Grazie. Grazie a lei, Bianchi. La parola a Claudio Borghi. Allora, prendo la parola non per intervenire in merito alla legge, che lo farò ovviamente, ma per la presentazione dell'emendamento. La presentazione dell'emendamento, cosa che, se devo essere sincero, è stata abbastanza faticosa come decisione, perché non essendo d'accordo su nulla, più o meno, l'emendamento che mi veniva in mente era una X, no? Però non riuscendo a presentarlo con le dovute maniere, ci siamo concentrati su quello che ci sembrava diciamo l'illegalità più evidente, ecco, all'interno della legge, su cui diciamo la cosa era così palese che quindi anche il Partito Democratico ha presentato in merito il proprio emendamento. Quindi meglium abundare quam deficere, siamo in due che abbiamo presentato un emendamento su un punto che era chiaramente non plausibile, segnatamente quello per l'assegnazione ai capoluoghi di provincia o agli ex capoluoghi di provincia delle competenze in materia di turismo. Era evidente che si trattava di una situazione illegale, in quanto se io prendo e metto in capo a un capoluogo, quindi con personale e responsabilità gestionale del personale medesimo, affidata all'ente capoluogo territoriale, che non è più la provincia, ma è una città, la competenza per cose che impattano per una questione non secondaria, insomma, come il turismo, per le altre città appartenenti all'ex territorio provinciale, capite bene che non ci siamo, perché a quel punto noi abbiamo che a Viareggio le competenze per quello che succede lì spettano ai cittadini di Lucca e non c'è la possibilità democratica, ecco, per i cittadini di Viareggio di far sentire la propria voce su un tema che suppongo sia abbastanza importante per loro, qual è il turismo, e oltretutto senza la possibilità di poter anche gestire l'organizzazione, perché è tutto lasciato in balia di persone elette democraticamente da un'altra parte. Quindi non va. Il nostro emendamento semplicemente serve per evitare che si facciano le cose in fretta. Sappiamo che devono essere fatte le cose velocemente entro il 30 ottobre, e anche qui ricordo che le regole strane per fare le cose in fretta non le abbiamo fatte noi, non le ha fatte da nessuna parte, ma le ha fatte sempre lo stesso partito. Dall'altra parte cerca di prendere un attimo di tempo per riportare almeno tutta questa velocità che c'è stata nell'ambito del Consiglio regionale, e quindi propone molto banalmente che il Consiglio regionale si prenda un mese, quindi entro il 30 novembre 2015, per fare un regolamento che individui poi dopo i criteri per la definizione e la gestione di queste aree turistiche omogenee, che sono anche riportate nell'emendamento del PD con definizione di ambiti, no? Sarebbe opportuno, vista l'importanza della questione, che venga definito, ecco, con un regolamento esplicito come sia la rappresentanza dei territori all'interno di questi ambiti. Per cui, molto banalmente, noi abbiamo inserito questi punti dove si individuano i criteri per la definizione, si individuano la forma di gestione associata delle funzioni in materia di turismo, che garantiscano un'adeguata rappresentatività ai comuni componenti un'area omogenea turistica. Quello che vorremmo evitare è che non ci sia
la rappresentatività popolare in un tema così importante. Questo non significa che devono essere necessariamente tutti, sarà il regolamento a stabilirlo, ma almeno nel processo, il coinvolgimento nel processo deve poter essere assicurato. E ovviamente, vedete qua è lungo, ma semplicemente si tratta di inserire questo articolo, comma 2 bis e comma 2 ter, in modo tale da poter far sì che ci sia un mese di tempo per legiferare su questo argomento. Non mi sembra, non interrompe la procedura, non blocca nulla, non è che si rimanda a calende greche delle cose che devono essere fatte, comprendo, entro il 30 ottobre, semplicemente è il regolamento per la gestione e per la rappresentatività di queste aree che viene ad essere istituito. Per cui il senso di questo emendamento, che ovviamente, come poi dopo dirò a commento della legge, non significa che l'unica cosa che non ci piace di questa legge è esclusivamente questo, quello, vale a dire di mettere una pezza a quella che è la struttura, una delle strutture più evidenti di questa legge, che la renderebbe illegale proprio in partenza. Grazie Borghi. La parola a Marco Casucci. Grazie Presidente. Essendo visti gli enti intermedi come un fattore di complicazione alla speditezza dei processi decisionali, che per questa sinistra devono essere invece centralizzati, la legge Delrio numero 56 del 2014 di riforma delle province ha deciso di mantenere di questo ente locale solo il minimo costituzionalmente imposto dal principio di autonomia di cui all'articolo 5 della Costituzione. Le province sono percepite o fatte percepire come enti inutili? Le si abolisce. E poco importa che le funzioni vadano comunque svolte, che i costi non vengano ridotti e che affidare il controllo dell'intera macchina alla burocrazia regionale sia a dir poco preoccupante. Questo tipo di riordino, frutto della riforma, deve però fare conti, almeno ad oggi, con la piena vigenza del titolo quinto della Costituzione, così come è stato modificato con la legge costituzionale numero 3 del 2001, che attenderebbe ancora di essere compiutamente attuato, e che avrebbe dovuto accentuare il ruolo sussidiario delle province rispetto ai comuni, secondo il quale nei casi in cui i comuni presentino una naturale inadeguatezza, tutte le funzioni per il principio di differenziazione dovrebbero essere assicurate ai cittadini dall'azione della provincia. È lecito dunque dubitare della legittimità di una simile operazione legislativa, che da un lato svuota di funzione l'ente provinciale e dall'altro ha già cancellato il suo carattere direttamente politico rappresentativo. La Lega Nord ha sempre espresso la propria contrarietà alla demagogica operazione di abolizione delle province. In Veneto, nell'interesse dei suoi cittadini, il governatore Zaia ha deciso di mantenere in capo alle province le funzioni oggetto di riordino. In Toscana, invece, il riordino delle funzioni delle province è stato oggetto della legge regionale numero 22 del 2015, che dimostra come la nostra regione abbia deciso di riprendere il massimo delle funzioni delegate in precedenza alle province stesse e di attribuirne solo una minima parte ai comuni. Infatti, la regione toscana ha inteso regionalizzare la maggior parte delle funzioni amministrative scorporate dalle province: ambiente, agricoltura, foreste, caccia e pesca, qualità dell'aria, inquinamento acustico ed energia, con un effetto restrittivo anche sulle funzioni fondamentali, così definite dalla legge Delrio, perché in particolare sancisce il trasferimento alle regioni di numerose funzioni in materia ambientale. La riappropriazione di un così ampio numero di funzioni scorporate dall'ente provincia da parte della nostra regione avrebbe potuto essere giustificata solo in una disciplina transitoria, in parte motivata dall'emergenza, nell'attesa di una ricollocazione delle medesime funzioni negli enti che operano nel territorio, rispettando così l'articolo 118 della Costituzione. Non ci sfugge quindi la tendenza della regione toscana a porre in essere una decisa operazione di accentramento. Restano le criticità connesse alle funzioni in materia di mercato del lavoro, centri per l'impiego e alle funzioni delegate alla polizia provinciale, perché al momento non sono oggetto di riordino della presente legge. Le funzioni in materia di lavoro sono legate ad un recente decreto legislativo, numero 150 del 2015, che dispone il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive.
La Regione Toscana vuole autotrasferirsi tutti i beni strumentali ed immobili delle province per l'esercizio delle funzioni trasferite, attuando un vero e proprio esproprio gerarchico ai danni delle province stesse. Un altro pasticcio riguarda i centri per l'impiego. In sede di conferenze Stato-Regioni è stato deciso un criterio completamente errato di ripartizione delle risorse, basato esclusivamente sulla spesa storica anziché sul merito e sull'efficienza. Questo ha determinato per gli enti tendenzialmente virtuosi come la Regione Toscana una spesa aggiuntiva di 11 milioni di euro per garantire servizi per i centri per l'impiego. Questi 11 milioni di euro pertanto dovranno essere reperiti dalla Regione attraverso l'aumento della tassazione, vedi aumenti di concessioni, vedi aumenti dei canoni di concessioni balneari. Se si fossero privilegiati criteri di premialità basati sull'efficienza, non ci sarebbe stato bisogno di mettere mano nelle tasche dei toscani. Si genererà un caos senza omogeneità di applicazione della legge, dal momento in cui ogni comune capoluogo ed ogni unione di comuni potrebbero decidere se far esercitare la funzione trasferita alla stessa provincia o ai comuni in forma associata. Potrebbe accadere quindi che le stesse funzioni in alcune zone le applica la provincia e in altri comuni in forma associata, creando così caos ed incertezze in chi tali servizi deve usufruirne. La Lega Nord, come diceva il collega Claudio Borghi, ha presentato un emendamento diretto a migliorare il trasferimento ai comuni in materia delle funzioni in materia di turismo. L'affidamento ai comuni capoluoghi della provincia delle funzioni in questione rischia di creare sperequazioni e conflitti territoriali senza pari. La modifica mette al centro dell'esercizio delle funzioni in materia turistica i territori, non dal punto di vista dei tradizionali confini geografici, ma individuando delle aree che potremmo dire dei veri e propri distretti del turismo, che per omogeneità di obiettivi, per vocazione del territorio ed eccellenze da promuovere, possono affrontare la sfida della promozione turistica creando sinergie positive tra di essi. Questo è in buona sostanza il senso del nostro emendamento, che si pone come extrema ratio per evitare il disastro anche nel campo della promozione turistica, che riteniamo di particolare rilevanza per la nostra regione. Questo è il nostro appello alla vostra responsabilità nei confronti di uno dei settori produttivi che ha fatto grande la nostra terra nel mondo e che di certo non subirà passivo gli effetti devastanti del vostro centralismo, propagandato sotto le mentite spoglie della falsa razionalizzazione delle spese. Grazie. Enrico Cantone. Grazie Presidente. Noi parlo del Movimento 5 Stelle, a volte anche in un linguaggio, consentite, naif, molto alla mano. Questo serve sicuramente a farci capire al di fuori anche da quest'aula. È un linguaggio che usiamo e deriva anche da quello che non è una nostra anche preparazione culturale, una nostra educazione, quando fortunatamente ci sono quelle universitarie e quelle invece che vengono dalla nostra educazione scolastica, che si ferma al diploma, come nel mio caso. Quindi chiedo comunque che mi prestiate attenzione, perché comunque anche qualcosa interessante possa dirla oggi. E posso dire, per esempio, che noi del Movimento 5 Stelle non siamo il popolo del no a prescindere, siamo anche il popolo, il movimento delle proposte. Tant'è vero che una legge sul riordino delle province è stata già presentata dal Movimento 5 Stelle al Parlamento, ancora prima della legge del Rio, e qualche mese prima, ed è stata messa in un cassetto, dove questa legge, appunto perché parliamo di proposte, proponeva anche quella che era la modifica dello statuto, cioè di quello che è il regolamento che ci consente poi di andare a fare dei cambiamenti radicali come questa legge del Rio si propone di fare. Quindi andava a sostituire cioè a modificare la Costituzione, cancellava dalla Costituzione anche le parole province, perché è questo il vero scopo di questa legge, o perlomeno di quella che dovrebbe essere la legge del Rio, ma che di fatto non lo è. La confusione più piena che regna appunto in questa legge lascia e demanda praticamente dal governo alle regioni
alcuni incarichi abbastanza rilevanti. E a loro volta, a sua volta, cosa fa la Regione, in questo caso la Regione Toscana? Lo fa nei confronti dei comuni. Rimanda ai comuni questo che è un intervento, uno dei tanti interventi importanti. Vogliamo parlare, l'ha riferito anche, per esempio, non più tardi di 2 minuti fa, l'assessore Bugli, grazie, il quale dice che nel caso dello sport è stato demandato, è stato lasciato a decidere agli altri quello che andava fatto, non ci sono state fatte delle direttive, è stato registrato ed è stato detto questo. La confusione più piena, come dicevo prima, regna quando, per esempio, viene demandato al comune capoluogo quello che è un compito di gestione del turismo. Abbiamo già manifestato in quest'Aula con altri nostri colleghi quello che è la problematica legata a questo aspetto. Non vedo come sia possibile per Colle Valdelsa piuttosto che San Gimignano o anche Capalbio stesso poter portare alla conoscenza nel mondo delle bellezze del proprio luogo se non viene questo ulteriormente, e come succedeva prima, più o meno fatto in maniera anche, come dire, sufficiente, in ambito di fiere mondiali, appunto, del turismo, e penso appunto come possa un piccolo comune pensare a questo, oppure capoluogo di provincia Livorno pensare a quelle che sono le problematiche di Capoliveri, dell'Isola d'Elba, per esempio. È stato detto dal presidente Bugliani che sono state accolte in audizione, accolte le delegazioni, i rappresentanti delle varie associazioni delle province e dei comuni, nonché anche rappresentanti sindacali. Ha detto che sono state recepite alcune delle loro istanze. Non crediate, anche lì ci sono delle registrazioni di questa seduta della Commissione. Non sono state recepite, sono state solo ascoltate. Assolutamente non sono state recepite. È per questo che anche noi del Movimento 5 Stelle, i due commissari, Gabriele Bianchi e io stesso, siamo stati costretti a prendere una decisione che è stata purtroppo eclatante. So che questo non è, istituzionalmente parlando, un'azione che possiamo intraprendere ogni qualvolta, ma al momento che ci siamo visti porre sulla scrivania una serie di emendamenti, e ci è stato concesso anche in maniera anche abbastanza, direi, irritante, vi possiamo concedere 10 minuti di tempo. Noi, signori, siamo dei consiglieri eletti, anche se a questo punto il PD che è rappresentato qui da 24 consiglieri è stato eletto da un toscano su 4, quindi non è stato eletto dalla maggioranza, siamo stati eletti da degli elettori, appunto, con i quali abbiamo degli impegni da portare avanti. E pertanto dobbiamo anche consentire alla opposizione, in un percorso più democratico possibile, di esprimere il parere di questa parte anche dell'elettorato, perché è vero che siete la maggioranza, ma istituzionalmente stiamo rappresentando tutti la Regione, stiamo rappresentando tutti i cittadini della Toscana, indistintamente, qualsiasi voto abbiano espresso, e addirittura anche quelli che invece di andare a votare se ne sono andati al mare. Finisco il discorso, appunto, molto naif, come dicevo prima, che quello che chiedo agli elettori, chiedo ai cittadini toscani, di fare molta attenzione alle parole che vengono usate, non quelle naif che usiamo noi, ma parole come riordino, parole come riforma, parole come razionalizzazione. Attenzione, sono solo ed esclusivamente tagli. Sono solo ed esclusivamente tagli. E lo dimostra anche il fatto che non si è voluto andare a intervenire con questa legge del Rio, assolutamente, su quelli che sono i veri costi della politica, su quelli che sono, per esempio, i dirigenti, ma abbiamo tagliato i posti di lavoro dei semplici e normali dipendenti come quelli che sono rappresentati dalla Polizia Provinciale, ai quali non è stato dato ancora una possibilità, o perlomeno non è prevista, a nostro parere, quello che è una soluzione ai loro problemi di occupazione. Questo processo di questo taglio, infatti non di riforma, porta ad avere ancora le province dove sono, porta ancora ad avere questi enti presenti nel nostro territorio,
quando di fatto anche nella legge Rio, del Rio, o meglio ancora in quella che è la proposta di legge della numero 22 che stiamo discutendo, si parla ancora di province, sarà demandato alla provincia a fare questo, non è stata cancellata per la provincia e continuerà a essere presente, continueranno a essere presenti questi costi, che ripeto, come quando ho iniziato il discorso, in un disegno di legge che dà veramente, organizza veramente tutto il settore, come quella proposta dal Movimento 5 Stelle nazionale, ne dava una effettiva organizzazione, ne dava un effettivo cancellazione, dando anche indicazioni su quelle che i dipendenti andavano a essere poi integrati in quelli che erano appunto gli enti più vicini, più predisposti appunto a prendere questo tipo di carico, chiamiamolo così, del personale, come comuni. E se pensiamo che comuni viene dato per esempio il mandato di pensare a quello che è la problematica dello sport, pensiamo come potrebbe essere risolto questa problematica quando lo sport prevede grossi investimenti per lo sviluppo delle leve giovanili di qualsiasi categoria sportiva, per le spese che sono necessarie per mantenere o per costruire nuovi impianti. E quando, ripeto, dal governo vengono fatti dei tagli indistintamente alla regione, questi indistintamente le riversa sui comuni, mi domando come potremo poi alla fine rispondere a questi tipi di esigenze che vengono, ripeto, dai nostri elettori, chiunque essi, appunto a qualunque essa partito o movimento essi appartengono. Grazie per l'attenzione. Grazie a lei. La parola a Stefano Baccelli. Sì, grazie Presidente. La mia sensibilità sull'argomento, diciamo, è dimostrata nei fatti, diciamo così, istituzionali. Fino a pochi mesi fa ero il presidente della provincia di Lucca e devo dire che vista dal di dentro, appunto, fino a poco tempo fa, questa vicenda assume un significato diverso che voglio in qualche modo restituire a questo Consiglio regionale. Innanzitutto ha ragione l'assessore Bulli a dire che qua il tema non è discutere della legge del Rio e più in generale del tema del riordino delle province. Qua la vicenda è una vicenda che riguarda espressamente il personale delle province e un termine fisso, che è quello della scadenza di questo mese, rispetto a cui con un qualche pragmatismo la Regione Toscana, con questa proposta della Giunta, con gli emendamenti che sono stati presentati, dà delle soluzioni. Sono delle soluzioni non perfette, non completamente esaustive, ma io voglio, proprio per aver vissuto tra l'altro in una fase da presidente dell'UPI anche con un rapporto talvolta conflittuale rispetto all'assessore Bulli in quanto rappresentante della Regione Toscana, per riuscire a trovare, diciamo, delle soluzioni, ma io voglio veramente dare conto al presidente Rossi, alla Giunta e specificamente all'assessore Bulli di aver affrontato con tempestività la vicenda del personale dal momento in cui questo diventava l'obiettivo di tutti. Io l'ho detto rispetto alla mia precedente esperienza di amministratore. Per una fase ho svolto il mio ruolo da presidente eletto dai cittadini che doveva avere come obiettivo l'esercizio delle funzioni e dei servizi demandate alla provincia che avevo l'onore di presiedere. Poi ho svolto un ruolo che non ho scelto, quello di una sorta di commissario per l'organizzazione e la gestione della fase transitoria, e a quel punto l'obiettivo principale e prioritario diventava proprio quello di trovare una soluzione per tutti i dipendenti della provincia. E credo davvero che l'attenzione e la sensibilità dimostrata dall'esecutivo regionale, vorrei dire anche analitica rispetto financo alle singole situazioni, anche se ci rendiamo conto che alcune partite rimarranno aperte, sono ben rappresentate da questa proposta, dagli emendamenti specifici su sport, forestazione,
sull'aspetto della polizia provinciale, con l'impegno che ci prendiamo a rivedere questa situazione, in particolare sul turismo, per cui dal combinato disposto del quanto uscito dall'osservatorio regionale ieri e quanto proposto dal Partito Democratico, credo che troviamo un buon punto di equilibrio tra la garanzia per il personale che andrà presso i comuni capoluogo e la garanzia di una funzionalità di territorio, di ambiti territoriali che, per la verità, lo dico al consigliere Borghi, mi sembrano già sufficientemente risolti in quanto si fa riferimento alla legge regionale sul turismo. Rimarco anche e sottolineo per l'appunto l'ordine del giorno che abbiamo presentato come gruppo del PD, che ci fa capire ancora meglio quanto questa sia una fase cruciale, ma una fase di passaggio rispetto ad altre funzioni, in particolare la protezione civile, che secondo noi dovranno essere oggetto di ulteriore normazione. Chiudo dicendo e condividendo anche quanto più volte espresso dal Presidente Rossi, che questa oggi diventa una sfida, in particolare per la Regione Toscana, che passa da ente di programmazione a legislazione ad un ente di gestione su settori cruciali, e questo, diciamo così, salto di qualità sarà, credo, una delle caratteristiche fondamentali su cui ci proviamo e ci pesiamo in questa legislatura. Grazie. Grazie Presidente Baccelli. Consigliera Montemagni. Sì, grazie. Parto dal presupposto che è vero che noi non siamo a discutere la legge Delrio, ma di sicuro siamo a discutere la grande confusione provocata dalla riforma Delrio, perché è evidente che settimana scorsa dovevamo andare all'approvazione di una legge senza nemmeno farla passare dalla Commissione, una legge che poi è andata a finire in Commissione e che comunque in alcune parti è stata modificata. È evidente che c'è un po' di confusione in quello che noi andiamo ad approvare oggi. Per quanto riguarda il turismo, io sono molto preoccupata e tutto il gruppo della Lega Nord è molto preoccupato. Ci sono diverse aree, e Stefano Baccelli lo sa bene, ha fatto il presidente della provincia di Lucca, dalla quale provengo anch'io. C'è la Versilia, che è un'area a sé stante per quanto riguarda il turismo, la Piana e la Lucchesia, che è un'altra cosa, la Garfagnana è ancora un'altra cosa. Allora, come si fa a tutelare tutte queste diverse realtà? Ecco, io negli emendamenti che vedo qui l'unica soluzione lo trovo in quello della Lega Nord, creare delle aree che siano omogenee dal punto di vista turistico, altrimenti è ovvio che qualcuno prevarrà su qualcun altro. L'idea che il comune capoluogo debba sempre avere una voce maggiore in capitolo rispetto agli altri comuni mi sembra paradossale. Se andiamo verso l'abolizione delle province non capisco perché il comune capoluogo debba essere di maggiore rilevanza rispetto agli altri comuni. Cioè, partendo dal presupposto che noi siamo contrari all'abolizione delle province, però stiamo cercando di limitare i danni, perché poi, una volta partiti gli effetti, i danni potrebbero essere veramente delle catastrofi per quanto riguarda il turismo. Stiamo parlando, io in questo caso parlo della costa, cioè mi voglio parlare della costa perché io sono della Versilia. Allora, stiamo creando ovviamente anche delle commissioni ad hoc, abbiamo creato la commissione apposta per lo sviluppo della costa e non stiamo attenti ai particolari di queste leggi, cioè queste leggi potrebbero penalizzare fortemente l'area costiera se non stiamo attenti, perché la costa vive di turismo. Per cui io vi invito a fare un attimo un esame approfondito prima di votare e di trovare veramente una soluzione che non sia una soluzione ideologica di partito, ma che sia veramente la migliore per evitare dei disastri turistici a cui veramente possiamo andare incontro se non stiamo molto attenti. Grazie. Consigliera, io non vedo altri iscritti a parlare sulla PDL 22. Confermate? Allora darei la parola all'assessore a... Ha già parlato con Consigliere Fattori, solo la sua cortesia mi induce a darle la parola, prego. Gentilissima Presidente, grazie. Era soltanto per chiedere se poi, abbiate pazienza, proprio non conosco, se poi diciamo ci saranno diciamo così, nuovamente interventi sugli emendamenti
quindi sui singoli, non solo sulla totalità. Ecco, questo era... Sono io già presentati, quindi non è soltanto per capire poi come si svolge il lavoro dell'Aula, perché... Allora, noi abbiamo un ordine del giorno collegato che va illustrato, se crede il Presidente Marra, se comunque votato prima di iniziare a votare la legge. Gli emendamenti si votano prima dell'articolo a cui arriviamo. Quindi per ora c'è l'Assessore Bugli che ha chiesto la parola. Prego. Ah no. Bene. Grazie Presidente. No, intanto è per ringraziare il Consiglio, credo sia stato opportuno anche questa settimana in più nel quale abbiamo lavorato e mi sembra poi trovata anche una quadra sia con i nostri interlocutori sia come Aula. Oggi noi siamo a fare un passaggio in cui credo saremo l'unica regione che garantisce che 31 ottobre, data prevista dalla norma nazionale, il personale trasferito per le funzioni è effettivamente trasferito e quindi non ha bisogno di essere messo sul portale della funzione pubblica. Diremo questa data, diciamo, è ritenuta dalla stragrande maggioranza una data a cui si può anche non addivenire. Io direi ci rientra la vita e il lavoro delle persone, in questo caso neanche poche, e io quindi sono orgoglioso che un'Aula si sia presa la responsabilità questa cosa di salvaguardarla nei tempi di una legge, perché le leggi ci possono piacere, non piacere, criticare, però poi bisogna a un certo momento rispettarle. È anche questo l'atto che non sarà l'ultimo riguardo alla riforma, avremo da fare qualcosina ancora sulla riforma della 22, delle province, più che altro avremo da fare il grosso pacchetto che riguarda i centri per l'impiego, che sarà l'altra grande cosa, diciamo, che anche per iniziativa della nostra regione e del Presidente in modo particolare ha visto una svolta anche a livello nazionale, con un'assunzione di responsabilità delle regioni, nel tentare di prendere per le corna un settore in cui, cioè, non è che si può stare a aspettare altri due anni per vedere di dare una mano a trovare lavoro in una situazione come questa. Bisogna dare una botta di modernità, cioè, perlomeno cercare di farlo a una cosa, e se no rischia di essere lì un po' lasciata a se stessa, come può accadere in una fase di transizione come questa. Quindi avremo anche quello da fare. Oggi abbiamo anche fatto però l'atto fondamentale, perché quando si parla poi di trasferimenti di persone siamo a quasi completamento dell'opera, per attuare in Toscana quella che, ci garbi o non ci garbi, è la più importante riforma istituzionale che questo Paese abbia mai portato avanti. Questa è la del Rio. Poi si può criticare, si può, ma una cosa, diciamo, così, diciamo, è la più importante riforma che sia stata fatta. E riguarda un settore come quello delle province, che anche la 142 del 90, che ci vide protagonisti per altre cose, non riuscì in qualche maniera a modificare. Questa lo modifica. Cioè qui si cambia quelle che sono le istituzioni di questo Paese. Poi c'è altre cose insieme, c'è la riforma del Senato, il titolo quinto, ma qui siamo all'avvenuta realizzazione. Io non è che ne fo una difesa, ne constato che la Toscana, anche qui di fronte a una legge sulla quale si è espressa, ha cercato di portare avanti la supposizione, ha cercato di criticare dove c'era da criticare, ma ha anche provato a introiettarla e a dire via, comunque va fatta questa riforma come riforma ponte in attesa della riforma istituzionale del Senato e del titolo V. Oggi si porta un po' a compimento questo.
E poi, secondo me, si porta a compimento l'unico stravolgimento vero che la Regione Toscana, credo per prima in Italia, ha avuto dalla nascita del 1970. Cioè, la Regione che si disegna con questa legge non è più quella che abbiamo avuto negli anni dal 1970 ad oggi. Noi saremo una nuova Regione, che oltre a fare le cose che fa e che sa fare, prova anche a accettare la sfida di governare filoni interi di servizi che oramai sono, come dire, da prendere in prima persona. E penso che questo poi starà molto, e ho chiuso alla sfida, diciamo, io comincerei da oggi a parlare di due o tre cose. La prima è quella che noi bisogna a questo punto organizzarci bene, perché i servizi che ci siamo ripresi devono funzionare. Per funzionare bisogna organizzarsi bene con due o tre principi di fondo. Il primo è che noi dovremo svolgere servizi in modo unitario su tutto il territorio regionale. Non ci possono essere più differenze come ci sono state umanamente avendo 10 punti che le governavano. Secondo, che noi dobbiamo comunque mantenere la permanenza degli uffici sul territorio, perché guai se ci si allontana anche come presenza del cittadino, dello sportello cittadino. Terzo, che noi dovremo essere in grado di riorganizzare questo sistema senza, non solo senza spendere più di prima, ma spendendo meno. Io penso che noi dobbiamo darci l'obiettivo di riuscire con quello che si trasferiva alle province e con quello che le province incameravano di entrate extratributarie a avere i denari, avere le risorse per gestire anche le politiche, perché altrimenti non faremo un efficientamento, un'ottimizzazione, e io credo che ce la possiamo fare. Come ce la possiamo fare dentro la Regione, penso, e ce la potremo fare anche nel governo della provincia. E chiudo, qual è poi la fase nuova che si apre? Uno, è una fase verso l'alto, si è già inaugurata, riguarda come starà la Toscana nel nuovo Senato, come ci prepareremo per essere presenti nel nuovo Senato delle regioni e delle autonomie, e l'altra, è pronta la Toscana a rimettersi in discussione e a dire che oggi in Italia servono regioni di più ampio respiro? È di questi giorni la proposta del Presidente, credo vada letta, perché poi è quello anche, cioè non è che noi siamo qui a conservare noi stessi, noi siamo qui a provare verso l'alto anche di dire siamo pronti a rimettersi in discussione e a dare uno slancio diverso al paese, con delle regioni più ampie, più ragionevoli rispetto all'Europa, più che possano stare più sul pezzo. E poi verso il basso, quindi una cosa verso l'alto e una cosa verso il basso. Nel momento in cui noi ci dedichiamo di più anche alla gestione, il livello istituzionale sotto, così come è configurato ora, basta nella sua dimensione o ha bisogno di una più significativa rappresentazione anche istituzionale? No. È interessante questo dibattito, si è aperto, credo che noi bisogna avere il coraggio di affrontarlo anche dal Consiglio e vedere di farci venire anche delle idee che in questo nuovo quadro diano un contributo anche al resto del sistema istituzionale della nostra regione, non solo a quello che abbiamo fatto con questa riforma, ma anche spingere a che il nostro interlocutore sul territorio sia un interlocutore sempre più forte, che ci può dare sempre più stimoli e che quindi può essere più interessante per il governo e tutta la regione. Grazie. Grazie Assessore Bugli. Allora, per l'ordine dei lavori, ora noi abbiamo l'ordine del giorno collegato alla PDL presentato dal Presidente Marras,
Poi abbiamo la legge con gli emendamenti che via via sono stati presentati. Ricordo che per quanto riguarda gli emendamenti presentati da Sitoscana, come già espresso dal Presidente Gianni, darà il suo parere il Presidente della Commissione dopo aver sentito l'ufficio di Presidenza della Commissione. Io quindi metto in votazione l'ordine del giorno presentato, collegato alla PDL, distribuito a inizio seduta, che avete presentato a firma del Presidente Marras. Favorevoli? Non c'è. L'ha presentato, credo, nell'introduzione, e poi è il presentatore che... Presidente, intende illustrare l'ordine del giorno o dà per presentato? Perfetto. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvato. Ora dobbiamo votare la legge. Intendete fare dichiarazione di voto all'inizio della legge, non articolo per articolo, poi se qualcuno deve intervenire sugli emendamenti lo farà di volta in volta. Allora, apro le dichiarazioni di voto per la legge, vedo iscritto a parlare il Presidente Borghi. Prego. Allora, come portavoce dell'opposizione parlo anche a nome dei colleghi del gruppo di Forza Italia e di Fratelli d'Italia. La nostra contrarietà a questo provvedimento è assoluta. È assoluta e parte dall'inizio. Parte dall'inizio perché se io prendo una proposta di legge che ha dentro un elenco di persone, io sinceramente poche volte mi è capitato di vedere una cosa del genere. Cioè una proposta di legge dove noi abbiamo in questo momento il destino in mano di Fabri Fabio, codice fiscale, FBB, FBA e compagnia bella, Poli Roberta, PLO, RR. Così. Cioè noi dobbiamo prendere in mano il destino di queste persone, ma soprattutto il destino di quelle che qui non ci sono. Di quelle persone che qui non ci sono e che sono destinate alla caienna del possibile dissesto. Perché, io l'ho già detto in commissione, lo ribadisco ora, chi rimane poi dopo all'interno delle province ha come futuro possibile quello del dissesto. Perché poi dopo... abbiamo cominciato a fare male una cosa, questo bellissimo discorso, vogliamo le province, vogliamo province, vogliamo province, tutti come se fosse la nostra causa principale della crisi. Ovviamente non era la causa principale della crisi, ovviamente come avevamo detto poi dopo i costi sarebbero stati superiori rispetto ai benefici. E noi qui in questo momento ci troviamo di fretta, di corsa, come spesso succede nelle peggiori iniziative legislative, a dover approvare un elenco di nomi con 5.000, cioè un articolato così. Io adesso non voglio dire che non c'era altra possibilità. Perché? Perché la possibilità c'è, dato che ogni volta qui si pensa sempre che si debba reinventare la ruota. Bene, ecco qua il provvedimento della Regione Veneto. Sono quattro pagine dove la Regione si fa carico in buona sostanza di quanto in questo momento è il costo del personale delle province. La cosa viene linearizzata senza nessun elenco dei buoni e dei cattivi, senza nessuna lavagna. Quattro pagine, e qui dall'altra parte invece abbiamo che cosa? Il chilo di carta. Ma ci rendiamo conto? E poi dopo, alla fine di tutto, uno dice, vabbè, ma noi saremmo stati sicuramente più efficienti. La nostra brillante giunta avrà congegnato questo sistema così bello preciso, così dettagliato, in modo tale che risparmieremo dei soldi, faremo una cosa fatta meglio. È peccato però che io quando vedo i costi, poi dopo, di questo provvedimento, vedo che i costi sono esattamente uguali a quelli previsti dalla Regione Veneto, che ha, se la memoria non mi inganna, il 30-40% in più di popolazione rispetto alla Toscana. Quindi, quattro pagine, semplicemente per accollarsi tutto e tenere in funzione
le istituzioni senza bisogno di fare transumanze e cose di questo tipo per quanto riguarda la Regione Veneto. 400 per quello che riguarda la Regione Toscana con vergognoso elenco di nomi. A me dà fastidio mettere anche il mio voto contrario di fronte a delle persone, a delle vite di cui non sappiamo nulla e come sono state congegnate, perché? Perché lui e perché non un altro? In base a degli accordi? Sì, in base agli accordi, va bene. Ma e poi dopo? Il risultato finale di tutto questo che cos'è? Essere messi meglio? Abbiamo una struttura più efficiente? Abbiamo una struttura più lineare? No, io non penso che poi alla fine avremo una struttura più lineare, avremo una struttura più efficiente. E l'annaspamento per cercare di mettere mano o di mettere una pezza alla questione, appunto, per esempio, del turismo o simili, se ne si palesa. Così come, ma io veramente, anche soltanto a guardarlo l'articolato ci sono delle cose che fanno spavento, perché se io vado a guardare, per esempio, l'articolo il 9, se non mi ricordo male, dove si parlava dei costi, alla fine vedo che c'è trasferito anche la premialità, senza che sia trasferito il criterio. Quindi paradossalmente io ho delle persone che... Allora, dov'è che è? Aspetta, che ve lo guardo perché vale la pena. Allora, specifiche funzioni... Cos'è? Articolo 7? Articolo 7,4. Eccolo qua. No. Scusate, prendo il mio vecchio perché l'avevo scritto bene. Aspetta, è comma 5. Eccolo qua. Allora, i compensi di produttività, la retribuzione di posizione di risultato, l'indennità di accessorio del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento. Voi capite che se voi scrivete una norma così fatta, qualsiasi lavoratore poi l'anno prossimo, anche incrociando le braccia e guardandosi e leggendosi la Gazzetta dalla mattina alla sera, non avrà il premio di rendimento uguale a quello che gli è stato riconosciuto l'anno scorso, fa causa alla regione e la vince. Perché qui dice che deve esserci trasferito il premio e i rapporti determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento. Ma voi capite che noi stiamo decidendo della vita delle persone in una maniera fatta sciatta, in questa maniera così sciatta, quando le alternative c'erano. No, guardi, sì, guardi, è stato fatto in maniera sciatta, gliela spiego, sì, sì, sì. Guardi, non so cosa è abituato lei, mi scusi, in un'assemblea legislativa io dico quello che mi sembra opportuno dire, poi dopo, se vuole e se il Presidente le ridarà la parola, lei ci racconterà delle sue opinioni estetiche sui vostri provvedimenti, e sono vostri, non sono né nostri né loro. Non sono loro i colpevoli di questa cosa qua, siete voi. Perché i poveri consiglieri del PD sono trovati esattamente nelle stesse condizioni nostre di dover gestire questa roba qua a scatola chiusa, e poi dopo loro avranno di fronte delle persone che andranno a chiedergli perché avete fatto questa cosa, e loro vi diranno ci è andato un giorno, siamo dovuti passare in commissione, c'era Bugliani che ha osservato tutto e poi ha potuto fare quello che si poteva fare, vale a dire ben poco. Io veramente sono sempre ammirato dall'abilità che ha Bugliani in prima commissione nel gestire queste condizioni, ma penso che anche lui sappia che l'approfondimento che c'è stato per quello che è un articolato di questa complessità è stato minimale, è stato ridicolo. E allora poi adesso che cosa facciamo? Andiamo avanti perché tanto bisogna fare in fretta, portiamo avanti tutte queste cosine qua, e poi dopo le conseguenze le rivedremo, metteremo una pezza sulla pezza sulla pezza. E ripeto, non stiamo parlando di una cosa che ho congegnato io, non stiamo parlando di una cosa che ha congegnato il destino cinico e baro, è stata congegnata da delle cose che, seppur con qualche rapporto un pochettino raffreddato, potrebbero essere sistemate tirando sul telefono, dicendo ma scusate, ma cosa vi salta in mente di tirare fuori il 30 ottobre e di corsa? Ripeto, comunque, giusto per concludere, non ci fossero le alternative,
possiamo dire siamo stati dei geni, siamo stati, pur facendo questa roba qua che sarà, come tutte le cose umane, sono imperfette, siamo riusciti a cavare. Invece si è fatto un articolato gigante che secondo me ha il preciso e unico scopo di confondere le acque e di attuare una spartizione del personale in modo arbitrario, senza che abbia una parvenza di democraticità, quando poteva essere fatto in altra maniera con costo minore. Altra maniera, costo minore. Quindi evidentemente le alternative c'erano. Se avete scelto di fare questa cosa, l'avete fatta per un motivo tutto vostro, ne subirete le responsabilità. Non venite poi dopo a dire: ecco, questa roba qua non poteva essere fatta, eravate d'accordo anche voi. Noi non siamo d'accordo, voteremo contro, e questo è, spero, un motivo sufficiente per chiarire le nostre ragioni. Leonardo Marras. Grazie Presidente, io sono già sollevato dalla accusa di essere responsabile, quindi già, diciamo, più sereno affronto il compito di dare il nostro voto a favore. Però la ruota è stata sicuramente inventata prima di noi, e indubbiamente è questo il caso, nel senso che dal dibattito che si è generato, anche per il livello di pressione che questo atto richiama, cioè il trasferimento di un migliaio di persone, è questione sensibile, si è caricato questa legge di significati impropri. La legge è attuativa di un'altra legge. Questa discussione in Toscana è stata già fatta, e di conseguenza noi oggi non facciamo altro che fare il secondo tempo della stessa partita. Che cosa è successo in questi mesi? In questi mesi le province si sono accordate con la regione secondo criteri oggettivi di permanenza in servizio in quella funzione del personale, nome e cognome. È stato fatto tenendo conto proprio della necessità e di tutelare il personale e di tutelare chi in regione dovrà svolgere queste funzioni. E perché, quando si è inventata la ruota, non si è fatto le quattro paginette della Regione Veneto? Perché? Perché anziché prendere la strada più semplice, che è quella di dire intanto facciamo così, poi si vedrà, perché poteva addirittura essere più corta quella legge del Veneto, bastava dire intanto facciamo così, teniamo tutto lì e poi si vedrà, noi qui abbiamo fatto un'altra operazione, che io personalmente, quando ero in provincia, ho anche contestato l'idea di una regione che passasse anche ad avere funzioni di gestione. Ma di fronte al dibattito che ha coinvolto, scagiono la Lega, tutti quanti, anche quelli che oggi stanno difendendo le province e che hanno voluto tutti quanti la loro abolizione, oggi che siamo nella fase terminale di una discussione finalmente di cambiamento dell'organizzazione dello Stato che coinvolge anche le province, finalmente, che cosa facciamo in Toscana? Anticipiamo quel momento. Diamo già una configurazione di che significherà ragionare senza questo ente, che per la Toscana e per i toscani è stato molto importante, molto più importante di quanto non lo sia stato in molte altre regioni. E allora è bene assumersi una responsabilità, e ha fatto bene il Consiglio prima di noi ad affrontarla in questo modo. Dobbiamo riaprire questa discussione? No, non ce lo possiamo permettere, perché abbiamo una responsabilità oggi nei confronti di migliaia di persone, quelli che verranno in regione a partire dal 1° di gennaio e gli altri che aspettano quella riforma per capire quale sarà il loro destino. Ma oggi, con questo atto fatto in questo tempo, significa anche dare un messaggio chiaro che la Regione si prende cura di questo lavoro pubblico e che ha intenzione di riorganizzarlo, perché quella qualità che è stata garantita non venga dispersa, ma anzi che ci sia una nuova fase, proprio quella del ridisegno,
di un impegno della Regione in funzioni importantissime per la gestione del territorio che non può essere affrontato senza l'adeguata attenzione. Allora, se questa è la sede in cui siamo, insomma, la fretta non è la caratteristica di questo provvedimento, perché la Regione ha aspettato che ci fossero accordi. Evidentemente non è facile riscrivere tutto in pochi mesi, me ne rendo conto, ma quello che è stato fatto è stato un passo importante. Noi abbiamo atteso, lo sapete, il risultato dell'osservatorio, perché noi siamo molto attenti a ciò che avviene in questi ambiti, in queste materie, rispetto alla capacità cooperativa del sistema intero, quello fatto dalle professionalità, dalla capacità e dalla competenza di questo mondo, quello fatto dalle autonomie locali, sindaci e comuni e province, di dare insieme una risposta. Siccome da quel momento è arrivata una serie di modifiche, noi stiamo dentro a quella condizione e vorremmo, anzi inviterei lo stesso Fattori, che è facile leggere dalle proposte che lui ha avanzato in rappresentanza del suo gruppo l'attenzione verso questi temi, a rivedere questa sua proposta proprio in virtù dell'impegno e della sintesi che c'è stata all'interno dell'osservatorio e del confronto sindacale. Non è stato all'ultimo momento, è stato sempre la costante del confronto, posso testimoniare anche personalmente, che dall'inizio si è sviluppato. Allora, se questo è anche il lavoro sugli ambiti, questo davvero non può essere affrontato con la fretta. Io condivido lo spirito con cui Borghi ha presentato quel suo emendamento, la sua requisitoria più che diciamo scarsamente condivisibile, ma lo spirito con cui ha presentato quell'emendamento ci dice che in realtà ha voglia anche di discutere di merito, non ha soltanto voglia di, diciamo, far propaganda. Però un mese non basta, la norma già qui prevede 6 mesi entro marzo di affrontare il tema degli ambiti. Questo però è un tema che non può semplicemente discendere dall'applicazione della Delrio. Penso che sia il tema su cui si riconoscono differenze e capacità di rispondere diversamente con eguaglianza nell'ambito delle funzioni pubbliche dalla Regione. Ed è quindi evidente che noi si parte e non si arriva oggi, perché se vogliamo essere onesti con noi stessi di questo dovremo discutere. Sul turismo poi è stato detto un po' troppo. Quello di cui si parla sono aspetti marginali di una competenza esclusivamente burocratica, all'interno della quale non sono, che io ricordi personalmente in 6 anni di esperienza, mai interessati gli organi politici. È evidente che non possiamo qui assumere un principio e determinarlo in norma, per cui anche una sola funzione amministrativa non può essere esercitata per conto di altri. Noi la affermiamo attraverso questo governo, no? La conferenza di zona, il fatto che non ci sia un'ingerenza, è semplicemente per garantire piena soggettività istituzionale a qualsiasi comune che in questo ambito ha già le funzioni più importanti, che sono l'informazione e l'accoglienza. Quindi la legge, se davvero è uno strumento così malvagio, almeno leggiamola tutta. Giacomo Gianarelli. Grazie Presidente. Oggi ho capito qual è quell'elemento che mi fa avvicinare leggermente a Bugli e al governatore Rossi. È un'incazzatura facile. E io che sono di Carrara, tra l'altro, come dire, ce l'ho un po' nel sangue. E c'è una differenza però, che voi siete abituati a fare i forti con i deboli e i deboli con i forti, e noi facciamo l'esatto contrario. Mi rivolgerò tra forti. Bugli.
hai ragione su una parte del tuo intervento, ma mi fa leggermente ridere quando dici dovremmo chiederci qual è il ruolo della regione toscana nella riforma del titolo quinto. Ma io penso che dovremmo chiederci se sono queste riforme istituzionali le priorità per il paese, per la Repubblica italiana. Secondo noi no, non sono queste le priorità. Tra l'altro ci troviamo oggi a rispondere a scelte approssimative dilettanti dei professionisti della politica. E il paradosso è questo, che i professionisti della politica producono le riforme più approssimative e dilettantistiche. E noi tra l'altro siamo chiamati a rispondere a scelte irresponsabili del governo Renzi. Capisco l'imbarazzo del governatore Rossi, che si trova a dover dare risposte a del personale delle province che non ha davanti a sé l'assoluta incertezza, anche perché a 3 giorni dalla scadenza forse saremo l'unica regione in Italia a dare qualche risposta. Ma non possiamo non parlare del quadro complessivo, di una riforma del Rio, una riforma irresponsabile. Cito un articolo del Sole 24 Ore, che dice: proprio il conflitto perenne è l'altro grande problema per qualsiasi riforma, aggravato quando il conflitto non si accende fra controparti come sono i sindacati, ma fra pezzi dello Stato. In prima fila fra i resistenti ci sono in questo caso le regioni, a cui la legge del Rio chiedeva di decidere quali compiti lasciare alle province e quali invece spostare. I governatori hanno usato questa autonomia per non decidere, per fingere di decidere con le catene di leggi locali che rimandano a successivi provvedimenti attuativi, o semplicemente di non toccare nulla. E tra l'altro questo avveniva già qualche tempo fa, ci ritroviamo a 3 giorni dalla scadenza, dovrei prendere questa seria decisione così importante. Ora si tenta di rilanciare il tutto tra prove d'intesa su centri per l'impiego e minacce di sanzioni sui bilanci, ma la soluzione è lontana. In questo tutti contro tutti si arriva anche a battaglie intestine fra gli stessi enti locali, dove ricordo che tra l'altro la maggior parte li governate voi del PD. Cosa dire riguardo a questo? Io, come Movimento 5 Stelle, esprimiamo il più sentito e serio voto negativo, perché nel merito non può essere condivisibile questo documento prodotto dalla maggioranza. Devo rilevare alcune questioni. Avete parlato di una riforma che nasce da una pressione di cittadini che volevano inchiodare la politica alle proprie responsabilità per un taglio dei centri di spesa inutili. Cosa ha prodotto questa riforma? Avete cacciato dalla porta 1.774 consigli provinciali eletti e non 3.000 come raccontate, e fate rientrare dalla finestra 26.000 nuovi consiglieri e 5.000 nuovi assessori, perché questo prevede la riforma. Allora non vi dovete offendere quando si parla di bluff, non tornano i numeri, siamo seri. Quindi, siamo chiamati comunque a dare delle risposte al personale della provincia che altrimenti rientrerebbe in questa lista di esuberi. Hanno il nostro più massimo sostegno e solidarietà. Siamo vicini a loro per questa incapacità di chi ci governa, della politica, di non aver dato a loro risposte in tempi utili e seri. Grazie. Grazie a lei. La parola a Tommaso Fattori per l'ultimo intervento. Sì, grazie Presidente. Dunque, è stato detto da tutti gli interventi, diciamo, un a monte e una a valle della nostra discussione. Ora, a monte non è il caso di soffermarci, ma lo dico anch'io, dato che non ho potuto intervenire, diciamo, politicamente prima, c'è un progetto che avrei molta, molta difficoltà a definire riforma. Non c'è la riforma del Rio non ha una visione organica, cioè non si parte dalle funzioni e dalla razionale riorganizzazione delle funzioni. È un'altra la logica che è stata seguita. E questa è una cosa che io
voglio ribadire, lo diceva prima Marras, le funzioni della nostra regione hanno svolto un ruolo fondamentale e hanno avuto delle funzioni fondamentali, anche se sono rimaste spesso nascoste, come è rimasto spesso nascosto l'enorme lavoro che hanno fatto i dipendenti delle province in questi anni. Allora, qui c'è un punto che riguarda il trasferimento, per così dire, al centro di queste funzioni fondamentali. E che, badate, non è un tema da poco, perché l'allontanamento dai territori significa anche allontanamento da saperi che sono connessi ai territori. Questa è una questione che dovrà essere gestita con molta attenzione. C'è il tema dell'indebolimento della, diciamo, democrazia di prossimità, e anche questo credo che sia, come dire, una visione di sistema. È stato già ricordato, si è tagliato sostanzialmente il diritto di voto. C'è stato, e questo vorrei ricordarlo, il tiro al piccione nei confronti dei lavoratori delle province, anche abbastanza scandaloso, spesso a mezzo stampa nel corso di questi anni, e poi appunto si sono cavalcate le pulsioni di pancia, cioè si è raccontato che tutto questo avrebbe portato a risparmi, quando sappiamo benissimo che purtroppo tutto questo porterà ad un aggravio di costi, oltre che alla dispersione di funzioni. Ma appunto si diceva ci ritroviamo a valle, cioè nella esigenza di non lasciare per strada il personale delle province, cercare di trovare per 1000 persone una soluzione per dare continuità alle funzioni, perché questa appunto non è cosa secondaria. E questo è il motivo per cui anche come Sì Toscana a Sinistra, diciamo così, abbiamo scelto la logica emendatoria, cioè quella del tentativo di trovare una serie di miglioramenti attraverso gli emendamenti che abbiamo presentato. Ora io dico che ho visto appunto che la Giunta, il Partito Democratico, anche dopo la riunione dell'Osservatorio, ha, diciamo, cercato di mediare, anche inglobando alcuni degli elementi che noi avevamo presentato come emendamenti, mediando, cioè vale a dire edulcorandoli o depotenziandoli, ma cercando di inserirli. Questo naturalmente è una cosa che apprezziamo. Allo stesso tempo però mi sembra di capire che il risultato finale, insomma, non ci permette di essere, per così dire, soddisfatti. Ora naturalmente vediamo anche come andrà il voto sui vari emendamenti e sui singoli emendamenti, e in base a quello valuteremo anche il voto finale, che comunque potrà essere un'astensione, diciamo, non un voto a favore. Grazie. Grazie a lei. A questo punto possiamo iniziare con le votazioni. Allora, l'articolo 1 è, mi sembra, senza... C'è un emendamento della Lega. Allora, prima votiamo all'articolo 1 l'emendamento Lega. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? L'emendamento è respinto. Allora metto in approvazione l'articolo 1 così come non è emendato, quindi nel testo originario. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi è astenuto? L'articolo 1 è approvato. Sull'articolo 2... Vi è sull'articolo 2 un emendamento di Sì Toscana. Chiedo la parola a Giacomo Bugliani, come eravamo d'accordo in commissione, si esprime sull'ammissibilità. Per specificazione, in realtà, è l'articolo 2,3 bis. Ecco, il secondo emendamento presentato all'articolo 2,1, sempre da Sì, gruppo consigliare Toscana a Sinistra, era stato esaminato in commissione ma poi è stato ritirato da Fattori. Quindi l'unico emendamento è quello del 3 bis. Prego Pugliani. L'emendamento è stato preso in considerazione nella commissione e è privo di copertura finanziaria e quindi come tale dovrebbe essere inammissibile. Qui
quindi in assenza della copertura finanziaria, pur magari esprimendo una valutazione che poteva essere fattibile, non può essere dichiarato ammissibile e quindi l'emendamento ha questa, diciamo, espressione di inammissibilità. Non può essere nemmeno messo in votazione. Naturalmente si va quindi all'approvazione dell'articolo 2 nel suo complesso. Chi è senza emendamenti? Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? L'emendamento, cioè l'articolo 2 nel suo testo originario è approvato. L'articolo 3. Ecco, vi è l'articolo, vi è questo articolo, un emendamento della Lega che è sostitutivo. Quindi io metto in approvazione l'articolo 3 così come formulato dalla Lega in sostituzione dell'articolo 3 del testo originario. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi l'emendamento complessivo all'articolo 3 presentato dalla Lega è respinto. Allora, sempre l'articolo 3, riprendendo il testo originario, propone al comma primo un emendamento alla lettera D in particolare, presentato da Toscana a Sinistra. Chi è, anche in questo caso chiediamo la valutazione di ammissibilità dal Presidente della Commissione Bugliani. L'emendamento non ha presentato profili di rilevanza per la Commissione, quindi è astrattamente ammissibile. Bene, quindi vi è una valutazione di ammissibilità, lo mettiamo in votazione e naturalmente l'articolo 3, comma primo, presentato l'emendamento da Toscana a Sinistra. Chi è favorevole? Bugliani, dai la linea. Chi è contrario? Chi è astenuto? L'emendamento è respinto. Al comma secondo, sempre Toscana prevedeva l'inserimento di una lettera D. In questo caso Bugliani è ammissibile? Allora è un emendamento ammissibile, lo metto in votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? L'emendamento è respinto. Sempre al comma 2 vi era un emendamento sul territorio provinciale, sempre presentato da Toscana. Che ne pensa Bugliani? Ammissibile? Bene, allora lo metto in votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è astenuto? L'emendamento è respinto. Al comma terzo dell'articolo 3, sempre Toscana aveva presentato un emendamento, ma mi risulta ritirato? No, no. Allora, chiedo a Bugliani, che ormai sta diventando il nostro giudice costituzionale, se il comma terzo all'articolo 3, emendamento a Toscana, è da valutare ammissibile. Allora lo mettiamo in votazione. Chi lo approva? È favorevole? Allora, chi è contrario? Chi si astiene? L'emendamento è respinto. Al comma 5 vi è altro emendamento di Toscana. Naturalmente in questo caso è un emendamento sostitutivo dell'intera... Ah, ecco. È un emendamento che si propone di cassare, quindi eliminare il testo del comma 5. È ammissibile secondo lei, Bugliani? Metto in approvazione questo emendamento per cassare il comma 5 dell'articolo 3. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? È respinto l'emendamento di cassazione del comma 5. Al comma 5 c'è un emendamento Bugli. È ammissibile? Questo si sa della giunta. Lo so, te la facevo battuta. Quindi Bugliani ci dice che è ammissibile l'emendamento, lo metto in votazione. Chi è favorevole?
Chi è contrario? Chi si astiene? L'emendamento Bugli. Quello Bugli. L'emendamento Bugli è al comma 5 dell'articolo 3. Emendamento Bugli. No, ho chiesto anche una preventiva valutazione di ammissibilità sulla base dell'esame della prima comma. Quindi a questo punto poi devo dire che è stato approvato, quindi l'emendamento Bugli al comma 5 dell'articolo 3 è approvato. L'articolo 5 bis e ter. L'articolo 3 c'è l'emendamento. Sì, sì, al punto 5 dell'articolo 3 vi è un 5 bis e un 5 ter presentati da Marras, essendo riferiti al medesimo comma possono essere inseriti insieme. Metto in approvazione questo emendamento Marras. Chi è favorevole? Chi è contrario? Subito dopo glielo do. Chi è contrario? Chi è astenuto? Ma le dichiarazioni di voto si fanno all'inizio della votazione, non dopo. Lo so, non, fa parte degli emendamenti complessivi, se ci mettessimo su questo non lo prevede il regolamento, ma se, per una questione di ragionevolezza si entrerebbe in un clima di assoluto ostruzionismo. E quindi sono stati approvati questi emendamenti. Adesso il comma sesto e il comma settimo sono stati proposti direttamente da Bugli, quindi emendamento di giunta. No, non può dire nemmeno lei. Prima di votarlo, sì. Naturalmente. Perché lì era già iniziata la votazione. Tutti possono intervenire. Prima allora facciamo intervenire sugli emendamenti. Prima però a questo punto voleva Borghi ha ragione, allora se lei era solo su quell'emendamento? Allora, sul comma sesto e settimo, Bugli. Bisogna aspettare. Ecco. No, siccome qui c'è un emendamento del PD rafforzativo, mi sembrerebbe, io va bene anche ritirare questo e non vorrei mettere in votazione, diciamo, due cose che non si contrastano, insomma, quindi si può ritirare questo e lo ritiro. E l'inserimento del comma sesto e settimo all'articolo 3. Bene, allora ritirato questa ipotesi di inserimento ulteriore al testo originario del comma sesto e settimo da parte di Bugli, metto in votazione in modo complessivo l'articolo 3. Ma la Giunta le ha ritirati ora? Quale? Era stato presentato, qual è? Sì? Questi sono questi. L'inserimento del comma 6 e 7. Prima ancora, che è stato messo già in votazione, avevamo questo emendamento. No, ma presentati dal PD, mi diceva Baldi. L'abbiamo già messo in votazione questi Marras 5 bis e 5 ter. Già votato. Sono stati Baldi, se sono il 5 bis e il 5 ter, li abbiamo votati e già approvati. Bene, io metto in votazione l'articolo 3 così come è stato emendato. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? L'articolo 3 è approvato. Sull'articolo 4 non vi sono emendamenti, quindi metto in votazione l'articolo 4 nel testo originario. Chi è favorevole? Chi è contrario?
Chi si astiene? Bene, è stato approvato l'articolo 4. L'articolo 5, vi sono tre emendamenti complessivi. Uno di Sì Toscana, uno dell'assessore Bugli e l'altro sempre di Sì Toscana. Quindi prima... Allora, nell'articolo 5, quello di Sì Toscana si riferisce al comma terzo, per essere più chiari, è quello che definisce di sostituire il personale sia assegnato con la frase il personale possa essere assegnato previo consenso del lavoratore. Ritengo che quindi ci sono le... Presidente, posso, giusto per dire questo, che noi questo lo possiamo ritenere anche superato dagli emendamenti all'articolo 5 e articolo 8 della Giunta, quindi questo lo possiamo ritirare. Bene, questo è ritirato. La parola a Borghi. Bene, allora è ritirato questo emendamento all'articolo 5. Passiamo all'emendamento Bugli, che è stato presentato al 3 sta per terzo comma. È il comma 5, l'articolo 5, che modifica il comma terzo e l'articolo 7 della legge regionale 22 del 2015, quindi della prima legge. Dopo le parole sia assegnato sono inserite le seguenti parole, fra virgolette, previa informazione alle rappresentanze sindacali dei lavoratori. Questo è l'emendamento Bugli che metto in votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? L'emendamento Bugli è approvato. Rimane l'ultimo degli emendamenti potenziali per l'articolo 5, è quanto è stato previsto sempre da Sì Toscana, al capo 1, all'articolo 5, comma 5, sostituire il periodo detratta una quota di 500.000 euro che è destinata a finanziare convenzioni per incentivare lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1, comma 6, ultimo periodo. Metto in votazione. Allora qui si ritorna al preventivo parere dell'analisi della prima commissione. La parola al Presidente Bugliani. Non ha copertura. Essendo un emendamento privo di copertura non è ammissibile, quindi non lo posso mettere in votazione. A questo punto, così come emendato, l'articolo 5. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? L'articolo 5 è approvato. L'articolo 6 non vede presentazione di emendamenti. L'articolo 6 è quello che si riferisce al trasferimento personale e organizzazione degli uffici regionali. L'articolo 7 è quello che si riferisce alla decorrenza del trasferimento delle funzioni e del personale ed effetti finanziari. L'articolo 7 ha un primo emendamento Bugli al comma 4, laddove si chiede di sostituire il comma 5 dell'articolo 9 della legge 22, ovvero la precedente testo, con l'inserimento delle parole salvo diversa intesa con le rappresentanti sindacali dei lavoratori. Ora lo mette in votazione. Allora, intanto mi viene detto che nel correre non avevo messo in votazione l'articolo 6, mentre sono saltato evidentemente subito al 7, quindi vi chiedo scusa e ritorno all'articolo 6 che non ha emendamenti ma che deve essere votato. Chi è favorevole all'articolo 6? Chi è contrario? Chi si astiene? L'articolo 6 è approvato. Tornando al 7, che avevamo iniziato a esaminare, metto in votazione l'emendamento al comma 4 dell'articolo 7 che è presentato dall'assessore Bugli a nome della Giunta. Chi è favorevole a questo articolo, a questo comma 4 così come modificato? È favorevole?
È contrario? È astenuto? Quindi approvato l'emendamento al comma 4. Vi è sempre al comma 4 un altro emendamento che tende a sostituire il comma 5 dell'articolo 9 della 22. Dopo le parole sistema di valutazione della regione sono aggiunte le seguenti parole: salva diversa intesa con le rappresentanze sindacali dei lavoratori. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? L'emendamento è approvato. Sempre all'articolo 7 vi è un altro emendamento al comma 5. Vi è al comma 5. L'emendamento Donzelli era invece a quale? Allora, invece di andare al comma 6, rimaniamo al comma 5. Dopo aver approvato l'emendamento della Giunta, vi è l'emendamento Donzelli. L'emendamento Donzelli all'articolo 7,5 chiede di sostituire rimangono determinati negli importi goduti con rimangono determinati con i criteri stabiliti. Borghi chiede la parola e quindi può esprimersi su questo emendamento così incisivo nell'articolo 7. Prego. Grazie. Devo acchiappare il treno quando passa, perché se no poi dopo corro il rischio di rimanere sui respingenti. Questo emendamento semplicemente dà forma alla preoccupazione che avevo evidenziato nell'intervento generale di dichiarazione di voto, vale a dire evitare che poi dopo ci siano potenziali cause ai danni della regione se e qualora l'aspetto variabile della retribuzione del personale trasferito dovesse variare. E dato che si parla appunto premialità e quindi legata al rendimento, è ovvio che noi non è che possiamo fare una sanatoria per tutti e mantenerlo indipendentemente dal rendimento. E ovviamente non bisogna neanche correre il rischio che l'impiegato meritevole poi dopo non abbia il premio corretto. Quindi molto semplicemente noi volevamo sostituire le parole rimangono determinati negli importi goduti, che quindi implicherebbero, non so se era questa l'intenzione della Giunta, perché il professor Barretta aveva detto no, ma noi in realtà rimane inteso che si può cambiare, però è ovvio che lui può anche rimanere inteso, però se uno vede un articolato di legge così e poi dopo lo porta a un tribunale vincono. Viene sostituito con rimangono determinati con i criteri stabiliti, quindi significa che i criteri tali per cui veniva assegnata la premialità nell'ente cedente, diciamo così, vengono mantenuti dall'ente ricevente, e quindi chi ha diritto di ricevere un premio di produttività continuerà a riceverlo, ma non diventa un automatismo. E poi dopo, vabbè, è semplicemente tecnico, abbiamo aggiunto negli importi, perché almeno sappiamo che stiamo parlando dell'importo e non del saldo complessivo invece che viene assegnato all'ente. Quindi il motivo di questo emendamento è proprio di minima tutela nei confronti anche della Regione. Ha ben illustrato questo emendamento, ma vedo scritto anche Giovanni Donzelli, l'autore dell'emendamento, gli do la parola. Ecco, grazie. Io sono un mero estensore, la proposta dell'emendamento veniva dal nostro portavoce Borghi, io l'ho messo nero su bianco, poi dopo così informalmente confrontato con l'assessore Bugli su questo emendamento, il quale mi aveva fatto presente che nasceva questo articolo fondamentalmente da una riproposizione della legge Delrio. Sono andato a vedere la legge Delrio dopo essere stato così piacevolmente stimolato dall'assessore, e ho visto che si fa un pessimo copia e incolla di una brutta legge.
già la legge Delrio ha 3.000 limiti, ma comunque è stata copia e incollata in questa parte, solo una parte, solo la parte finale del comma A, perché il comma A nella parte introduttiva specifica chiaramente qual è la volontà della legge Delrio, che ripeto non è una buona legge, però non era pessima come questo copia e incolla, perché all'inizio dice, introduce tutto il comma dicendo il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio in godimento all'atto del trasferimento, nonché nell'anzianità di servizio maturata. Cioè stabilisce che dice, ovviamente è quella la posizione giuridica, non la posizione dell'importo. Questo lo dice chiaramente il Delrio, cioè in poche parole, se uno ha degli obiettivi e non li raggiunge, non è che ha mantenuto comunque il premio produzione come se li avesse raggiunti. Se uno ha degli obiettivi, ovviamente se raggiunge gli obiettivi in base alla posizione giuridica che rimane inalterata, se raggiunge gli obiettivi prende il premio produzione. Se non li raggiunge, no, altrimenti arriveremo alla beffa che si danno degli obiettivi, nessuno li raggiunge e comunque si ottiene il premio produzione, che non può essere per legge previsto. Che lo stesso comma poi dopo dice, è vero quello che dice che avete copia e incollato, ma lo dice alla fine aggiungendo poi dopo quello che anche voi avete messo, ma che senza la parte introduttiva viene trasformato completamente nel concetto, quando dice... e non possono essere incrementati. Quindi quando riprende nello stesso comma, lo stesso concetto, la legge Delrio, lo dice come tetto massimo, cioè dice non si può poi dopo col trasferimento andare a dare fondamentalmente nell'importo dei premi di produzione superiore a quelli presi precedentemente. Quindi la legge Delrio lo pone come tetto massimo. Voi ovviamente, e forse per un mal inteso socialismo di livellamento verso il basso, lo prendete invece non come tetto massimo, ma come tetto minimo, quindi è garantito che tutti avranno il premio di produzione già ottenuto. Quindi non ponete un tetto massimo giusto, pur nei limiti della legge Delrio, con tutte che comunque prevedeva la legge iniziale. Voi stabilite che non c'è il tetto massimo, ma c'è il tetto minimo. Cioè tutti comunque ottengono il massimo del premio di produzione, anche se non fanno un'assoluta beata mazza. Ovviamente credo che ci sia stato un errore di scrittura nella legge e la nostra volontà è quella di considerare le differenze tra i dipendenti che raggiungono i premi di produzione perché raggiungono gli obiettivi dati e quelli che invece non faranno niente. Stabilire il principio che nei prossimi anni, finché non si rivede il contratto, comunque vada, va tutto bene, è una follia che avete previsto facendo un copia e incolla errato e un po' disattento di una legge comunque piena di limiti come la legge Delrio. Bene. Il consigliere Donzelli ha offerto delle argomentazioni a cui giustamente l'assessore Bugli risponde. Io il rilievo che faccio al consigliere Donzelli perché espressioni tipo non fanno una beata mazza non si addicono al rispetto che come consiglieri dobbiamo avere verso i dipendenti pubblici. La parola a Bugli. Il comma 5 dell'articolo 9 prende lo spunto dalla Delrio, non lo spunto, fa come dice di fare la Delrio. E nel comma 5 c'è anche scritto al comma A come si danno i compensi della produttività con i criteri regionali. Ma dice anche, come dice la Delrio, che al momento che arrivano questi hanno diritto, diciamo, a prenderli con quella produttività. Poi noi diciamo che i compensi di articolo 17,2, che è la produttività, sono determinati sulla base della misura comunicata dalle amministrazioni di provenienza, tenendo conto delle risultanze del sistema di valutazione dei criteri definiti nella Regione Toscana. Cioè, io li prendo, gli devo garantire la produttività all'arrivo, poi con i criteri della Regione gliela do quella giusta. Sì, ma è scritto questo anche nella legge, cioè, vorrei precisare che è fatta, diciamo, seguendo la Delrio e seguendo quello che dite voi nei vostri interventi. Poi, per carità, si può cambiare, ma si cambia una cosa è già come dite voi. È così. Bene, sviscerato questo articolo, io metto in votazione l'emendamento Borghi-Donzelli. Chi è favorevole? Chi è contrario?
Chi si astiene? L'emendamento è respinto. Sull'articolo 7 rimane l'ultimo emendamento, che è quello di presentato da Bugli, che al comma 5, l'articolo 7, inserisce un comma 5 bis, dopo la parola trasferimento sono aggiunte le seguenti parole: previa informazione alle rappresentanze sindacali dei lavoratori. Chi vota a favore di questo emendamento? Emendamento Bugli. Chi vota contrario? Chi si astiene? L'emendamento è approvato. A questo punto, a seguito delle modifiche intervenute con il voto degli emendamenti, metto in approvazione l'articolo 7. Chi è favorevole all'articolo 7? Chi è contrario? Chi si astiene? L'articolo 7 è approvato. Sull'articolo 8, se non vado errato, vi sono 4 emendamenti. Sono presentati 3 da Sì Toscana, 1 da Bugli. Il primo di Sì Toscana è quello a cui chiedo valutazione a Bugliani, perché chiede di sostituire il comma primo come segue: secondo quanto previsto dai principi generali dell'ordinamento e come peraltro espressamente alla lettera F, 96, l'articolo 1 della legge 56 del 2014, la Regione e le materie oggetto di trasferimento succede alla Provincia come autorità competente per la definizione di tutti i procedimenti amministrativi che risultano ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2015, con la emanazione del provvedimento di carattere definitivo che conclude il procedimento stesso. Bugliani. Colgo l'occasione per dire che rispetto a questo emendamento manca la copertura finanziaria, però posso già anticipare che rispetto agli altri due emendamenti del gruppo Sì, relativi all'articolo 8, manca la copertura finanziaria, quindi fin da ora posso già dichiarare che non sono ammissibili nessuno dei tre. Ho capito, bene, quindi per tutte e tre io mi rimetto alla sua valutazione e quindi non potrò dichiarare ammissibilità. Però è legittimo che Tommaso Fattori possa esprimere la sua valutazione su questo. Prego. Telegraficamente, Presidente, non ricordo quanto avevo già detto inizialmente, cioè che capisco appunto la valutazione è stata fatta sulla non copertura. Resta fermo il problema, cioè ci stiamo trovando, l'ho detto prima, davanti a un paradosso abbastanza evidente, cioè il fatto che le province si troverebbero a dover curare tutti i procedimenti, diciamo così, attivati al 31 dicembre 2015 senza però più averne né le competenze né il personale. Quindi è evidente, lo ribadisco, che se ad oggi non c'è una copertura, però questa copertura deve essere trovata, cioè è evidente che ci deve essere un impegno a lavorare ad una legge, perché è evidente che questa situazione, anche dal punto di vista logico, non può tornare. E dunque capisco che ad oggi la copertura evidentemente non è stata trovata, però credo che sia interesse di tutti trovarla. È una valutazione, diciamo, di indirizzo amministrativo che sicuramente, vedo l'attenzione dell'assessore Bugli, sarà considerata. Ed ecco che abbiamo l'ultimo emendamento che dobbiamo considerare, è l'emendamento presentato dall'assessore Bugli al comma 7 dell'articolo 8 che stiamo esaminando. Dopo le parole "a fronte di una disponibilità" è aggiunta la parola seguente, tra virgolette, "volontaria". Chi è favorevole all'emendamento Bugli? Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi l'emendamento è approvato. Quindi l'articolo 8, così come emendato, io lo sottopongo in approvazione nel suo complesso. Chi è favorevole all'articolo 8? Chi è contrario? Chi si astiene? L'articolo 8 è approvato. L'articolo 9, disposizioni per specifiche funzioni e procedimenti. Donzelli. Forse mi sono distratto, chiedo scusa all'Aula e a lei.
Vorrei capire l'emendamento che abbiamo approvato al comma 7 dell'articolo 8, visto che la legge che ho io ha solo 6 commi per l'articolo 8. Vorrei capire, mi confrontavo con i colleghi del Movimento 5 Stelle, vorrei capire cosa abbiamo emendato, che comma abbiamo emendato su di un articolo che si ferma al 6. Così, per curiosità, e magari mi sono distratto. No, non si è distratto, sono io che ho omesso il fatto di un riferimento, però a questo punto mi domando... A voi non è l'articolo 8 della legge a cui si riferisce, perché è un emendamento al comma 7 dell'articolo 8 della legge 22. Quindi la legge 22 nella numerazione nuova come si traduce? Grazie Donzelli, perché ci consente, io in questo veramente vi ringrazio, perché ci consente di arrivare a atti corretti, perché altrimenti avremmo dovuto sollevare la nullità della... Bene. Del resto, la complessità del voto... Prendiamo l'articolo, io immagino che si tratti dell'articolo 6, che quindi avevamo, perché c'è sempre un paio di voti di scarto. Si riferisce, è l'articolo 8 della 22, che quindi dobbiamo tradurre nella nuova legge. Tanto non l'hai fatto te, l'hanno fatto gli uffici del caffè. Volontaria. Addirittura è prima, l'hanno messo dopo, ma in realtà è prima, perché qui si va a modificare l'articolo 7, mentre loro modificano l'articolo 8 che viene modificato l'articolo. Si riferiva all'articolo, questo emendamento col carattere volontario si riferiva all'articolo 6. Quindi l'articolo 6. L'articolo 6 della PDL. Presidente, già votato l'articolo 6, non si può rimettere in votazione. Infatti non potremo mettere. No, ma è semplice. Essendo già votato, Presidente. Essendo già votato un articolo, non si può rimettere in votazione, quindi questo emendamento decade. Perderanno purtroppo questo carattere di volontarietà. Quindi l'emendamento, essendo stato votato l'articolo 6 della PDL, non può essere ammesso e quindi. È dichiarato decaduto. Presidente, una curiosità, è l'articolo 7 che abbiamo votato emendato in modo errato e abbiamo già votato l'articolo 7, decade tutto l'articolo 7, che accade? Perché? No, abbiamo votato un articolo così come emendato e non era possibile emendare, quindi non so che abbiamo votato. Sì, abbiamo votato che cosa sta dicendo? Cosa sta dicendo? Io sto dichiarando decaduto, quindi inammissibile, proprio perché avevamo considerato l'articolo già... L'articolo 6, e qui nel riepilogare avevamo fatto il riferimento all'articolo 8, quindi noi non lo mettiamo in votazione, e quindi nell'articolo 8 non c'è votazione. Quindi metto all'articolo 8 della PDL in votazione l'articolo così come emendato. No, Donzelli, non l'abbiamo votato. L'articolo 8 sì, aveva già chiamato l'articolo 9. No, è lei che mi ha sollevato questa questione. Dopo la votazione dell'articolo 8. Io ho finito. Dopo, avete già votato l'articolo 8, lei ha annunciato l'articolo 9 e io ho chiesto la parola. Quindi oggettivamente non si può rivotare l'articolo 8. Quindi io pongo il problema che c'è un articolo che non si può rivotare. Andiamo al 9 e poi saranno gli uffici a vedere che si può fare. Però questa legge credo che... Boh, per carità... Quindi nel regolamento è esplicitato il punto che se vi sia stato il disguido si rimette in votazione. Quindi io rimetto in votazione l'articolo 8, è previsto, è disciplinato caso di scuola nel regolamento. Quindi rimetto in votazione l'articolo 8. Chi è favorevole all'articolo 8? Chi è contrario? Chi si astiene? E l'articolo 8 è quindi approvato. Andiamo all'articolo 9. L'articolo 9 non prevede emendamenti, quindi non metto in votazione emendamenti, ma solo il testo originario. Chi è favorevole all'articolo 9? Chi è contrario? Chi si astiene? L'articolo 9 è approvato. Articolo 10, chi è favorevole nel senso emendamenti? Chi è contrario? Chi si astiene?
Articolo 10 è approvato. Articolo 11, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Articolo 11 è approvato. Articolo 12, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Articolo 12 è approvato. Sull'articolo 13 vi sono invece emendamenti. Vi è un emendamento della Lega. L'emendamento della Lega si riferisce nell'articolo 13 al punto che vorrei leggere. L'articolo 13 è l'obbligo di esercizio associato, è l'articolo 13 la sostituzione dell'articolo 14 della 22. L'emendamento della Lega è sostituito dal seguente, è un articolo ben articolato, quindi è... Sostituisce il comma 1 dell'articolo 13. È sostitutivo dell'intero comma primo, lo metto in votazione se non vi sono interventi. Bene, chi è favorevole? Lo faccio vedere. Ho capito, bene, era collegato prima, quindi è ritirato. Quindi io metto l'approvazione in approvazione l'articolo 13 senza emendamenti. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è astenuto? Articolo 13 è approvato. L'articolo 14. È la sostituzione degli allegati A e B e l'inserimento dell'articolo D bis alla legge regionale 22. Quindi l'articolo 14, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? L'articolo 14 è approvato. E adesso al capo secondo vi è la funzione di coordinamento. Dopo il capo vi è un emendamento della Lega che inserisce il 14 bis. Chi è favorevole al 14 bis? Emendamento Lega? Lo può presentare Borghi? Prego. Ritirato l'emendamento che inserirebbe l'articolo 14 bis. Quindi passiamo al 15. Chi è favorevole all'articolo 15? Coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? L'articolo 15 è approvato. Passiamo al terzo capo, quindi l'articolo 16 che non ha emendamenti. Chi è favorevole all'articolo 16? Chi è contrario? Chi si astiene? L'articolo 16 è approvato. Passiamo all'articolo 17, siamo nel capo 4. Non ha emendamenti, è l'approvazione degli elenchi del personale da trasferire alla Regione per le singole funzioni. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? L'articolo 17 è approvato. Sull'articolo 18, dal titolo Prime disposizioni in materia di mercato del lavoro, vi è articolo 18, vi è un emendamento Bugli. È sbagliato, è l'emendamento della Giunta, quindi è al 19. Cui all'articolo 18 bene, allora qui non vi era un riferimento corretto, l'articolo 18 non ha emendamenti. Metto in votazione l'articolo 18, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? L'articolo 18 è approvato. Sul 19 invece vi è la presenza di due emendamenti presentati dalla Giunta. Il primo è quello che aggiunge il seguente periodo alla fine del primo comma. Ove necessario al completamento del personale di cui all'articolo 7, comma 6 della legge 22, nel limite massimo previsto dall'avviso al pubblico di cui al punto 7 DGR, di decreto giunta regionale 528 del 2015. Si può procedere a integrare il personale da trasferire alla Regione secondo le modalità e i requisiti stabiliti dalla giunta regionale, estendendo la procedura alla generalità del personale delle province e della città metropolitana. Quindi questo emendamento al primo comma dell'articolo 19 presentato da Bugli a nome della Giunta, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è astenuto? L'emendamento è approvato. Il secondo che prevede come al fine di dar corso alle convenzioni cui all'articolo 7 come modificato all'articolo 5 della presente legge di consentire alla provincia e città metropolitane pervenire a valutazioni conclusive sui processi di mobilità degli agenti polizia provinciale, eccetera, eccetera, eccetera. Chi è favorevole a questo articolo? Emendamento, naturalmente. Chi è contrario?
Chi si astiene? L'emendamento Bugli è approvato. A questo punto, così come è emendato, l'articolo 19 della legge dal titolo disposizioni finali lo metto in votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi l'articolo 19 è approvato. L'articolo 20 è la norma finanziaria. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? L'articolo 20 è approvato. L'articolo 21, che è l'ultimo degli articoli e che ha titolo entrata in vigore, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? L'articolo 21 è approvato. Sul preambolo, rispetto a cui non sono previsti emendamenti, chi è favorevole al preambolo? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato il preambolo. A questo punto noi procediamo con la votazione. Borghi è iscritto. Allora, a questo punto procediamo con il voto elettronico, così come previsto nel complesso della votazione della legge, via alla procedura di voto elettronico. Il consigliere Sciolini ha votato, mi sembra che siamo tutti presenti, quelli che risultano dal tabellone, per cui dichiariamo chiusa la votazione e si proceda al risultato sul display. Votanti 37, favorevoli 24, contrari 13, astenuti 2, la legge è approvata. Grazie. A questo punto noi abbiamo 4 mozioni che avevamo posto all'ordine del giorno. La prima mozione è quella che era nell'ordine del giorno con normale procedura, è quella relativa alla situazione fortemente negativa nel primo semestre 2015 relativamente al bilancio e liquidità della Fondazione MPS presentata da Borghi, Vescovi, Alberti, Casucci, Montemagni e Salvini. La parola a Borghi e prego i consiglieri di stare al loro posto in silenzio e concentrarsi sull'argomento. Grazie. Ok. Rischiamo di perdere anche questo treno. Allora, è opportuno ricordare che cosa intendiamo noi con fondazione bancaria, perché come sempre se noi vogliamo dare un'informativa corretta bisogna sapere di che si parla. Le fondazioni bancarie sono degli enti che sono stati costituiti per compensare gli enti locali dalla cessione delle azioni relative alle banche che erano state costituite sul loro territorio. Questa è una cosa che è meglio ricordare perché quasi sempre quando si parla di fondazioni tutti sono abbastanza preparati su come vengono eletti poi dopo i membri della fondazione e cosa fanno, ma non si capisce bene perché esistano. Io sono convinto che anche in quest'aula, se interroghiamo singolarmente una persona, non lo faccio ovviamente, ma se interroghiamo una persona a caso fra di noi, l'origine delle fondazioni è difficile che venga ricordata, perché si perde nel tempo l'origine delle banche. Gli enti locali avevano costituito in ambito comunale e poi dopo in tempo successivo in ambito anche provinciale e regionale delle casse di risparmio, e in generale delle banche popolari, ma soprattutto è in questo caso la questione delle casse di risparmio, che erano diretta emanazione del territorio.
Poi dopo, a un certo punto, si è ben pensato, in una delle tante, secondo me, sciocchezze fatte legislativamente in passato, si è ben pensato di farle cedere, perché bisognava vendere, bisognava assolutamente privatizzare, cioè, l'obiettivo era la privatizzazione costante di tutto. E quindi la cassa di risparmio diventava, o in generale l'istituto bancario diventava un SPA, le azioni venivano cedute sul mercato e l'ente cedente, che quindi si trovava poi dopo titolare del valore della banca, che poi dopo veniva ceduta sul mercato, invece di essere in capo a un ente pubblico esplicito, veniva messo in capo a questi enti ibridi, questi enti di mezzo, che sono appunto le fondazioni bancarie, che si trovavano quindi a gestire un patrimonio ingentissimo, perché era il valore della banca messo sul mercato e poi dopo quindi reso liquido. Quindi un patrimonio liquido di denaro che a un certo punto diventava nella disponibilità di questi enti poco chiari, ma che in teoria dovevano mantenere la particolarità dell'ente locale. E l'idea era: questi denari, invece di entrare in diretto possesso della collettività, vengono gestiti dalla fondazione, che diventa quindi un ente benefico, un ente no profit, e gli utili di gestione di questi capitali servono per poter fare azioni sul territorio di sostegno, di beneficenza. Tant'è vero, per esempio, che la più grande, credo, di queste fondazioni, che è la Fondazione Cariplo, in Lombardia, ancora adesso si chiama, il suo consiglio d'amministrazione, diciamo così, si chiama Comitato Centrale di Beneficenza. Ecco, nel caso del Monte Paschi si è avuta una gestione anomala, perché ci si è ostinati a mantenere la maggioranza assoluta della banca, però la maggioranza assoluta della banca comportava che in ogni caso a latere poi dopo ci fossero dei denari liquidi rivenienti dalla cessione delle azioni, come era stata fatta ai tempi. Ecco, in ogni caso, al di là delle sventure capitate poi dopo al prezzo dell'azione, quindi che hanno depauperato il valore di questi denari, perché invece di essere resi liquidi subito all'inizio hanno mantenuto il possesso delle azioni, le azioni sono andate a zero e quindi anche il valore, diciamo, spettante alla comunità per tramite della fondazione si è azzerato. Ma la parte liquida in teoria dovrebbe essere ancora conservata con criteri assolutamente di poco rischio. Eppure invece noi leggiamo che nei primi sei mesi del 2015 la liquidità è scesa da 412 milioni a 64 e il disavanzo, quindi la perdita, è di 18 milioni sempre nei primi sei mesi. Stiamo parlando di soldi di comunità, quindi della città di Siena, ma in ogni caso di un organo in cui la regione ha un proprio rappresentante. Per cui la mozione è congegnata per impegnare il presidente. La mozione è congegnata per impegnare il presidente della giunta di fare approfondimenti per controllare bene per cosa sono le cause di queste perdite costanti e continue, che anche attualmente con i mercati che non presentano particolari disastri o situazioni, si trovano a perseguire, di dare quindi un resoconto, una valutazione di quanto sta succedendo, e qualora ci fosse disaccordo, perché o noi per tramite del nostro rappresentante siamo d'accordo con quello che stanno facendo lì, e allora secondo me non va bene, se invece non siamo d'accordo, cioè diventiamo corresponsabili di una gestione che a quanto pare è scellerata, oppure se non siamo d'accordo valutare un qualsiasi atto tipo di ritiro del nostro rappresentante dentro nella Fondazione Montepaschi in segno di dissenso a quanto sta avvenendo con una costante e continua depauperazione del patrimonio. Quindi l'intento della nostra mozione rappresenta questo, quindi un impegno a un severo controllo da parte della Regione di quanto, un richiamo da parte della Regione a quanto sta succedendo
nella gestione della liquidità che, ripeto, dovrebbe essere priva di rischio, gestita secondo i criteri della prudente gestione in modo tale che poi dopo si abbia possibilmente addirittura un risultato gestionale positivo che possa essere riversato sul territorio. Se questo non c'è, evidentemente non stiamo facendo bene il nostro mestiere. Grazie a Borghi. Marras. Brevemente, per proporre a Borghi una soluzione metodologica più che una discussione sulla mozione, perché lo affronteremo probabilmente meglio capendo anche delle ragioni all'interno della commissione di inchiesta che è stata istituita, ma io sono persuaso del fatto che in tutti questi anni la Regione abbia avuto un atteggiamento nei confronti della Fondazione molto distante, a volte estraneo, cosa che per gli effetti delle scelte che la Fondazione ha avuto nell'ambito del sistema bancario toscano, non solo di quella che è la banca di riferimento del mercato toscano e che quindi ha gli effetti significativi, la sua conduzione anche sull'economia toscana, è bene che in qualche modo anche il Consiglio regionale ne sia protagonista, e non solo per quanto riguarda la opportuna, ritenuta tale da molti consiglieri, attività di ricerca di verità, ma anche per ciò che significa di qui in avanti. Siccome sono evidenti le ricadute che questo può avvenire anche sulla comunità rispetto alla conduzione della fondazione, io proporrei di invitare in commissione, nella commissione competente, che non so nemmeno se è la prima o la due, il rappresentante indicato dal Presidente della Regione per appunto fare questa attività di domanda, di verifica delle condizioni della Fondazione e di rendiconto di un'attività che si svolge lì dentro e che naturalmente non è vincolata in termini di mandato a ciò che noi stabiliamo, ma che credo serva in qualche modo avere un rapporto diretto con il rappresentante della Regione che siede in quella deputazione. E se si ritiene utile, potrebbe essere, anziché demandato l'invito alla Giunta, potrebbe essere l'iniziativa della Commissione, sulla base delle nostre indicazioni in aula, di richiamare, di audire, di in qualche modo sentire il rappresentante della Regione, non so nemmeno chi sia, per ragionare anche di queste situazioni, l'andamento della gestione di quest'anno e anche delle prospettive che la Fondazione ha rispetto alle scelte che ha fatto. Cosa ne pensate? Giannarelli, chi ha chiesto la parola? Poi naturalmente la risposta è Borghi che l'ha presentata. Passo la parola a Claudio, mi pronto. Sì. Prego, Borghi. Ringrazio Maras, non credo che le due cose si escludano, cioè a un certo punto non credo che le due cose si escludano, cioè una cosa è una tiratina di briglia alla Giunta in modo tale che si attivi. Dall'altra parte, in autonomia, penso che quello che hai detto sia assolutamente condivisibile. Cioè, ripeto, la prima commissione, oltretutto ci sono dentro anch'io, quindi lo posso fare anche come mia iniziativa diretta dentro nella prossima riunione, che è domani, si attiverà in tal senso se voi lo concederete. Però penso che le due cose possano andare in parallelo, insomma. Cioè, una cosa è una ricognizione dal punto di vista governativo, una cosa dal punto di vista consigliare. Ecco, sono due livelli di controllo che sarebbe, dal mio punto di vista, opportuno che andassero in parallelo. Giannarelli voleva fare la dichiarazione? Allora mettiamo in votazione. Chi è favorevole a questa mozione? Chi è contrario?
Chi si astiene? La mozione è respinta. Adesso procediamo alla mozione. Sì? Va bene, mettiamo in votazione con il voto elettronico. Allora, è aperta la votazione con il voto elettronico. Allora dichiaro chiusa la votazione. Sono votanti 35, favorevoli 15, contrari 20, gli astenuti 0, quindi il mio colpo d'occhio era corretto. Procede alla mozione presentata da Mazzeo e Nardino in merito al complesso immobiliare sito in via Paradisa, Pisa, da destinare a residenza universitaria. Il toponimo indubbiamente depone a favore evocativa del sogno che questa via può offrire. Prego. Prometto che sarò velocissimo. Abbiamo deciso di presentare questa mozione perché in questo momento a Pisa si sta vivendo un problema legato alla copertura degli alloggi pubblici e pensate che su 3.315 vincitori di borse di studio solamente 1.555 possono soffrire di questo alloggio. Pur condividendo, diciamo, il lavoro che è stato fatto dall'amministrazione regionale in questi anni, e ora dirò alcune cose, penso alla costruzione di una nuova residenza universitaria a San Cataldo o al lavoro e allo stralcio dei 5 milioni che sono stati stanziati poi per l'acquisto e per il piano di investimenti, diciamo, finalizzato a coprire parte della ristrutturazione, purtroppo ci sono queste problematiche. Non sto a farvi riscontro di tutto quello che è stato l'iter, c'è scritto all'interno della mozione, nel senso che si è arrivato un momento in cui l'accordo era stato effettuato, poi ad un certo punto INAIL ha deciso di tornare indietro. Quindi insomma questo crea un problema, quindi noi chiediamo però a questo punto alla Giunta un impegno ancora più forte per accelerare in questa direzione, per provare davvero a chiudere, pur tenendo conto che insomma INAIL, come si legge dagli ultimi nell'agosto del 2015, ha detto che nel frattempo era diventato oggetto di un'attività di due diligence da parte di un fondo di investimento immobiliare. Però su questo noi vi chiediamo un'accelerazione perché il problema è un problema sentito, pesante, attorno a cui dobbiamo dare una risposta certa in tempi certi. Non si può più protrarre in avanti perché questo sarebbe un problema. Grazie. Bene, a questo punto ci sono iscritti a parlare Tommaso Fattori e gli cedo la parola. Sì, grazie Presidente. Noi riteniamo che sia importante la mozione che è stata presentata. La Regione appunto dovrebbe pretendere a questo punto che INAIL dia una risposta immediata all'azienda. Appunto c'è stato nel passaggio da INAIL all'altra, come si chiama, a Invimit, un rimpallo di responsabilità continuo e quindi ora la trattativa si è bloccata. Ora io da questo punto di vista oggi abbiamo avuto, come dire, abbiamo inseguito la legge sulle province. Non c'è stato tempo, sarebbe stato utile anche un emendamento che sollecitasse la commissione parlamentare che dovrebbe essersi insediata, che sta lavorando sulla legge 338, che appunto è l'unica fonte di finanziamento ministeriale per la ristrutturazione di immobili a scopi abitativi. Però appunto non ho fatto in tempo a buttare giù l'emendamento, sarebbe utile però magari lavorare anche in questa direzione proprio per cercare di arrivare ad una soluzione in tempi brevi, sempre ovviamente ci sia la disponibilità. Comunque il voto nostro è a favore. Salvini, no, sì,
ho seguito un pochino e ho anche approfondito il discorso su Via Paradisa. Qui c'è un accordo tra l'INAI e l'ARSU del 2003 e ha pagato l'affitto fino al 2009. Dal 2009 al 2015 è inabitabile. Sarebbe interessante sapere perché, poiché l'affitto è di 436.000 euro all'anno, sarebbe interessante sapere se la regione se l'ARSU ha continuato a pagare questi 436.000 euro dal 2010 al 2015. Primo punto. Questo è quanto è scritto nei verbali. Questo è quanto è scritto. L'ARSU ha continuato a trattare, a aprire una trattativa con l'INAIL, fino ad arrivare al 5 di agosto quest'anno, quando l'INAIL ha detto che c'è una finanziaria dietro, c'è un altro ente che vuole trattare questo. Nel frattempo la Regione ha stanziato 5 milioni di euro per fare la ristrutturazione di questa villetta di Villa Paradisa. A questo punto io dico, con tutti questi soldi non conveniva di più costruire un complesso nuovo? Forse cosa c'è dietro qui per continuare a insistere su un complesso come quello di Villa Paradisa, dove è stato dimostrato che è fatiscente, costruito male, perché ha appena 15 anni di vita, e quindi io non capisco perché si continua a insistere da 5 anni su questo complesso. Ecco. A quest'ora si doveva avere con tutti questi soldi già intrapreso l'attività di costruire un complesso nuovo. Grazie. Quindi sono contrario io a investire soldi lì. Grazie a Salvini. Gabriele Bianchi. Grazie Presidente, nella dichiarazione manifestiamo la nostra astensione alla mozione, in quanto la vicenda è piuttosto complessa, perché il complesso di tre palazzine nell'area di Cisanello è stato costruito in vista del giubileo del 2000, il grande magna magna che ancora si ripercuote sui conti pubblici, ci sono ancora processi in corso per quello che è successo. Era un terreno di proprietà dei Grandi Lavori S.P.A. a partire dal 2003 è stato concesso dall'INAIL in affitto oneroso, come diceva il collega Salvini, per 425.000 euro l'anno. Da contratto la manutenzione straordinaria sarebbe stata a carico del DSU, salvo nei primi sei anni, quindi dal 2000 al 2006, la Grandi Lavori S.P.A. si doveva occupare della manutenzione, cosa che non ha fatto, anche perché non si capisce dove è andata a finire e quanti soldi si sono presi e incassati. Era una delle maggiori imprese immobiliari d'Italia, partner dell'INAIL anche in altre operazioni immobiliari a Pisa. Sull'immobile si erano da subito riscontrate gravi carenze strutturali. L'edificio ha cominciato a degradarsi nei primi anni, segno evidente di un lavoro mal fatto da parte dei costruttori. Tuttavia la manutenzione straordinaria non è stata mai fatta dalla Fincosit, come da Accordi, ma sempre e solo dall'ente del diritto allo studio universitario. Qui stati già buttati 5 milioni di euro. Cosa c'è da dire? C'è da dire che in alternativa il DSU della Toscana ha intrapreso la strada della costruzione ex novo di un'altra casa dello studente in zona San Cataldo per 245 posti letto per una cifra di 13,5 milioni di euro contro i 2 milioni necessari per ristrutturare la Paradisa. Si parla di tanti milioni di euro, allora andiamo a capire come mai qui si afferma che bastavano 2 milioni di euro, invece sono già stati erogati 5 milioni di euro, pare ci bisogna voglia un altro 1.100.000 euro. Ci asteniamo perché la questione è piuttosto spinosa. Grazie.